di là. Vai. Allora, buongiorno e benvenuti all'assemblea dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, che ha convocato questa assemblea. C'è già stato un congresso a settembre del 2009, l'associazione è stata fondata nel 2008, una prima volta a maggio a Chianciano, e poi una seconda fondazione è stata nel luglio del 2008 qui in Torre Argentina. Poi ci siamo riuniti un'altra volta nel settembre del 2009, nel pomeriggio dopo il congresso mattutino alla Regione Toscana sulla cannabis terapeutica, e questa è la prima volta da allora che c'è una convocazione formale di assemblea. Io, come ho scritto nel mio invito, mi presento dimissionaria e voglio parlare con i miei iscritti, parlare con voi e vedere insieme com'è che possiamo portare avanti questa associazione, che secondo me vi relazionerò perché e come, così com'è strutturata e così com'è, per limiti miei, per tanti tipi di limiti, assolutamente non è uno strumento adatto e non è idoneo a portare avanti tutte quelle cose che ha messo in statuto, e quindi il rilancio della tematica antiproibizionista all'interno radicale, e quindi una serie di azioni coordinate. Questa era anche nella mozione del primo congresso, c'era proprio il fatto di creare un sito internet che a tutt'oggi non c'è, e qui queste sono, diciamo, le cose negative che io ho da portare al mio carico, perché essendo segretaria non ne prendo la responsabilità. Non c'è un sito internet. L'altra cosa che aveva mozione fin dall'inizio era l'organizzazione di una serie di azioni coordinate a livello territoriale insieme, manifestazioni contemporanee in diverse città italiane con disobbedienze civili, con contemporaneamente un'azione anche parlamentare, insomma qualcosa che riuscisse a bucare un po' di più l'attenzione e i media, cosa che finora le disobbedienze civili o le varie cose che abbiamo fatto non sono riuscite, e quindi questi due obiettivi sono, diciamo, non completamente, ma sono parzialmente falliti. Io volevo cominciare la mia relazione, come ho scritto, si basa su, cioè vorrei darvi delle attualità sia internazionali che europee che italiane su quello che è la realtà in questo momento d'attualità, diciamo, esterna, al di fuori di noi. Poi vorrei fare un po' di storia dell'area, di come è nata, delle iniziative che ha fatto e di come si è, nel corso di questi tre anni, ciò appunto quello che possiamo portare al nostro bilancio, sia in attivo che in passivo. E poi la terza parte, nella quale chiedo anche naturalmente i vostri contributi, è proprio quella di capire, io farò delle proposte, ma di capire com'è che possiamo comunque andare avanti, perché anche ho ricevuto, io adesso ho circa 70 iscritti, in tutti gli iscritti in tre anni sono stati 168, e devo dire che molti mi hanno scritto dicendo che non mi devo dimettere, che devo continuare, mi hanno fatto un sacco di complimenti in positivo, cioè hai fatto questo, hai fatto quell'altro, hanno portato un sacco di argomenti, diciamo, a favore, però io insisto nel dire che insieme ai miei iscritti vorrei trovare la maniera di poter essere ancora più incisivi e ancora più forti in questa battaglia. Le attualità che ci sono in questo momento, direi la prima cosa, partiamo dal rapporto della Commissione Globale, che sicuramente secondo me è stato un grande avvenimento, anche se è stato molto minimizzato da Giovanardi in primo luogo, ma anche un po' in generale dalla stampa italiana. In realtà invece è qualcosa che ha fatto finalmente, ha riportato comunque il dibattito, la mattina che è uscito sulla Repubblica, mi sembra, qualcosa su questo rapporto della Commissione Globale o comunque sui giornali, mi sono svegliato girando per Roma sugli autobus, nei bar, la gente parlava di legalizzazione della marijuana, e questo mi è sembrato veramente una cosa, ho detto stamattina improvvisamente, da che è un argomento tabù di cui non parla mai nessuno, almeno a livello popolare se ne parla poco, se non poi magari a cena la sera, però se ne parla poco pubblicamente, voglio dire. Invece è stata una giornata in cui molti italiani si sono trovati a parlare pubblicamente, ad esprimere pubblicamente opinioni, quindi si è creato un minimo di dibattito pubblico. E il fatto che sia stato importante si vede anche dalle reazioni che ci sono state dall'altra parte, perché il Dipartimento Politica Antidroghe non ci ha messo nemmeno mezzo secondo a fare un contro comunicato nel quale cercava in tutti i modi di screditare ciò che veniva detto dalla Commissione Globale. Il giorno dopo o poco dopo c'è stato un incontro fra il pontefice e il scusate, che ho gli appunti un po' sparsi. Ecco, al termine dell'udienza generale di oggi, il Benedetto XVI ha incontrato Yuri Fedotov, direttore esecutivo dell'UNODOC, l'Agenzia delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.
Sicuramente questo è un incontro che era già fissato prima, non è che sia avvenuto perché c'è stato il report della Commissione globale, però diciamo che è stato proprio è stata un'occasione per ribadire anche da parte della Chiesa, che comunque sicuramente non è che possa cambiare le leggi o influire, però comunque ha dato un segnale forte nella direzione di dire che questo rapporto assolutamente non ha fondamento, non ha né capo né coda, perché cosa dice questo rapporto della Commissione globale? Innanzitutto la Commissione globale è una commissione formata da una serie di autorevolissime personalità, però non è una commissione ONU, né al momento mi risulta che sia riconosciuta dall'ONU come commissione istituzionale, voglio dire. Però è comunque un'associazione che, una commissione che nell'autorevolezza proprio delle sue componenti, ma anche nel fatto che ha usato i dati ONU per sviluppare il suo discorso, si presenta come interlocutore piuttosto forte, secondo me potrebbe anche essere prima o poi legittimata comunque a parlare, se non altro con un ruolo consultivo, anche presso quelle che saranno poi le commissioni ONU che si riuniranno prossimamente per ridiscutere tutte quelle che sono stati questi 50 anni di politiche antidroga. Questo rapporto parte da un discorso molto semplice che io sento fare qui all'interno radicale, addirittura ai tempi del Cover, negli anni 80, ci sono i librettini, i danni del proibizionismo. E danni del proibizionismo vengono messi in evidenza e si dice, questa commissione ci dice che vuole riesaminare le politiche antidroga degli ultimi 50 anni alla luce degli effetti negativi. Perché poi Giovanardi ha risposto, dice: noi non possiamo sapere se con l'antiproibizionismo le cose andrebbero meglio. No, questo certo non si può sapere perché non si è mai provato. Però dall'altra parte è una dimostrazione logica in negativo il fatto che invece siamo in grado ormai, dopo 50 anni, di avere un conteggio sociale ed economico di quelli che sono i danni e perlomeno poter dire questa è sbagliata. No, certamente no, la Commissione infatti non è che si presenta dicendo io ho una soluzione antiproibizionista e facendo così, però semplicemente dice queste strategie sono sbagliate e lo dice in modo autorevole molto più di noi, diciamo negli anni 80, nel senso che comunque è una cosa che si fonda su dei dati e loro danno molta importanza anche al fatto di produrre evidenze scientifiche perché sanno benissimo che non hanno a che fare con dei dati di galline. Cioè, i proibizionisti non è che sono disorganizzati, sono organizzatissimi e sono in grado di produrre materiali a volte proprio li producono e sembrano che sono fatti apposta per dimostrare le loro tesi ed hanno dalla loro parte un grosso potere. E quindi certamente la Commissione diciamo, ha posto degli obiettivi di base, però non si è troppo allargata, secondo me, giustamente nell'indicare le soluzioni, ma soltanto nel porre dei problemi all'attenzione. Poi Gabriele mi ha detto che lui ci fa volentieri un approfondimento lui se l'è tradotto dall'inglese, credo, non tutto ancora, anzi, poi quando sarà disponibile lo metteremo sui siti radicali e se possibile ve lo distribuiamo, perché c'è una traduzione in corso in italiano di questo rapporto della Commissione globale. E su questo poi appunto ci relaziona Gabriele. E l'attualità invece che ci viene dall'Italia è sinceramente devastante. Sempre in questi giorni, sicuramente non è in reazione a questo report perché non è stato studiato apposta, ma comunque guarda caso, tipo un giorno dopo Giovanardi ha presentato il nuovo meraviglioso sito sulla canapa del Dipartimento Politica Antidroga, che io non ho più parole io penso che bisognerebbe fare dei documenti scientifici che dimostrino che è possibile un'accusa per diffusione di notizie false e tendenziose e attentato alla salute pubblica, perché vengono dette e motivate, come sono motivate, come è sviluppata tutta la logica è assolutamente quanto di meno scientifico esista. A cominciare dal discorso che per riuscire a dimostrare la dipendenza dalla canapa, io ho letto che hanno fatto sperimentazioni a spese nostre sui ratti, dandogli il THC iniettato, poi ammazzandoli, facendo le striscine del cervello, fotografandole con un certo tipo di contrasto, per cui alla fine il risultato ce l'hanno, cioè dimostrano che c'è, secondo loro dimostrano che c'è una dipendenza da cannabinoidi, però secondo me da quel poco che io posso sapere l'evidenza scientifica è praticamente vicina allo zero e sono convinta che esistano persone anche in Italia autorevoli e che siano in grado di confutarli proprio in maniera appunto non soltanto a discorsi, non soltanto dicendo, offendendo, dicendo Giovanardi se le rovina dell'umanità, ma che sono in grado invece di confutarglielo in maniera chiara e netta, perché questo regno di Serpelloni e Giovanardi deve finire assolutamente, penso che questo sia proprio un obiettivo che sia prioritario, perché sicuramente gli altri governi non hanno fatto di meglio, sicuramente dall'altra parte abbiamo avuto arlacchi e quindi non voglio dire che questo
questo in particolare, però anche sicuramente i livelli di oscurantismo ai quali sono arrivati con l'attuale Dipartimento di Politica Antidroghe, io non ricordo che si raggiungessero mai né negli anni 60 né negli anni 80, poi magari c'è stato altri esempi in altri momenti, forse il proibizionismo in America per l'alcol è stato così idiota, però qui veramente siamo a dei livelli stratosferici. Vengono invece due sentenze interessanti e diciamo in un certo senso positive, sempre in Italia questo, e sono due sentenze, una sulla vendita dei semi. La vendita di semi di canapa non è di per sé un'attività illecita, perché cosa era successo? È successo che il seme di canapa non contenendo THC non è perseguibile per legge, perché la legge persegue il principio attivo e non persegue altro. Ed essendo appunto il seme equivoco, vendere semi non è un'attività illecita, se no, a meno che non si presuppone, si fa un processo alle intenzioni, perché presuppongo che tu quel seme lo voglia coltivare e faccio un processo con le intenzioni. Infatti sono state fatte una serie di perquisizioni in Italia, migliaia, su tutto il territorio, a spese nostre sempre, dove siamo andati nelle case della gente che aveva comprato magari un seme su internet, è stata richiesta la lista dei clienti a questi siti, con una presunzione di reato, perché si sta controllando un'attività che è perfettamente lecita, la vendita dei semi, e sono piombati in casa di queste persone la mattina presto, qua hanno, cioè magari da una parte hanno trovato una pianta, da un'altra hanno trovato un pezzettino di fumo e hanno rovinato e devastato migliaia di famiglie e per questa ragione. Per cui questa sentenza ha una certa importanza, perché comunque il Tribunale di Firenze, ribadendo che non è di per sé un'attività illecita, e il loro difensore Carlo Alberto Zaina e l'associazione dei consumatori ADUC hanno sollevato dal primo momento dell'inchiesta il fatto che i semi di cannabis sono esclusi dalla nozione legale di cannabis in base alla legge 412 del 74 e anche alla Convenzione Unica sugli stupefacenti di New York del 61. Qui ancora siamo in attesa delle motivazioni della sentenza, per cui una sentenza comunque positiva e importante, però va approfondita. Un'altra pronuncia della Suprema Corte di Cassazione questa volta ribadisce la linea dell'inesistenza sia di presunzione di destinazione allo spaccio in ipotesi di sostanza stupefacente detenuta ove eccedente limite tabellare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu hai più principio attivo, perché poi c'è anche il discorso che te compri un pezzettino di fumo, non puoi sapere in quei 3 grammi di fumo, non puoi sapere quanto principio attivo è contenuto, per cui tu non sai se in realtà stai commettendo un reato amministrativo o un reato penale e manca comunque completamente l'intenzione di commetterlo. E infatti questa sentenza, a parte questo discorso che è contenuto in principi, dice ove eccedessi i limiti, comunque se tu ne hai di più di quelli che sono i limiti, non si può presumere, è inesistente una presunzione di destinazione di spaccio, cioè non ti posso fare un processo di intenzione e dirti che tu, avendo più di tot milligrammi di principio attivo, lo volevi vendere. Perché può darsi benissimo, chiaramente, può darsi benissimo che tu lo compri per un po' di giorni, perché magari appunto non è che, non essendo proibito, non è facile comprarlo, perché qualunque altra merce uno magari va in negozio, compra un, buongiorno, compra un, che ne so, una dose di cibo, se la compra per quella volta e poi riscende la sera dopo e se ne compra un'altra. Invece in questo caso quando vai per tante persone spesso, perché chiaramente invece di andare in quattro ci vanno solo e fare un acquisto che magari riguarda una settimana, un mese, per cui molto facilmente poi si va oltre a questi limiti. E qui si vede proprio quando Giovanardi e anche Fini in passato, ma penso anche adesso, ci vengono a dire che nessun consumatore è dentro in carcere, non è vero niente, perché vengono considerati poi spacciatori anche persone che sono semplicemente consumatori, per non parlare dei coltivatori che di per sé è un reato penale e quindi anche solo per una pianta. Io lo ricordo sempre, se ti trovano una cima in casa, se questa cima proviene dal narcotraffico, se te la sei comprata in piazza dalle ultime propaggini del narcotraffico, che poi sono i disgraziati extracomunitari che vengono assoldati in questo mercato, questo è un reato amministrativo perché una singola cima è per il tuo uso personale ed è un reato amministrativo, per cui non rischi la galera, rischi che ti sequestra la macchina, che ti leva la patente, che ti levano il passaporto, che non è poco. Rischi di dover andare al CERT ed essere considerato tossicodipendente e andare a farti l'analisi, però non rischi l'arresto. Se questa cima di canapa te la trovano in casa perché tu l'hai coltivata, è immediatamente penale, per cui sei passibile di manette, arresto, a volte anche tragiche vicende, perché poi molte di queste morti naturali in carcere o di suicidi in carcere, moltissimi, se andiamo a vedere, io purtroppo non ho avuto il tempo e modi di fare una percentuale,
ma sono convinta dalle notizie che leggo che tantissimi, la maggior parte, una percentuale elevatissima, sono persone che sono dentro per violazione della legge sui stupefacenti, che vi ricordo, tutti lo ricordiamo, però è bene metterlo bene in testa a tutti quelli che ci ascoltano, che il 39% degli arrestati viene arrestato in Italia, viene arrestato per violazione diretta della legge sugli stupefacenti. Violazione diretta, quindi non per criminalità correlata, piccoli furti, che ne so, altri tipi di reati correlati, no, proprio per violazione diretta. Ed è un'enorme quantità di persone che ieri c'è stato, ieri oggi c'era un seminario di Forum Droghe insieme a Gruppo Abele e insieme alla Magistratura Democratica, un seminario proprio su questi argomenti, dove noi vediamo che nel 2010 le persone segnalate all'autorità giudiziaria per droga sono state 39.053 e più del 40% delle denunce, 16.030 persone, riguardava la canapa, 1.372 per coltivazione. In 5 anni, cioè da 5 anni della legge Fini Giovanardi sulle droghe, all'autorità giudiziaria sono state segnalate 178.578 persone per droga e in 61.000 casi la sostanza in questione era cannabis. Poi in più ogni anno circa 40.000 consumatori sono stati segnalati dalle prefetture per uso personale, che sono un altro tipo di segnalazione per uso. Oltre il 70% di questi 40.000 ogni anno erano cannabinoidi. E questi sono i primi dati che ci vengono, sono i dati che poi presenterà Giovanardi a fine giugno nel suo rapporto, Corleone ce li ha dati in anticipo, li ha avuti dal Ministero dell'Interno, non capito nemmeno bene com'è che lui ce l'ha messo in anticipo, molto probabilmente anche normale e giusto che lo sia, però comunque visto questa conferenza stampa, che un po' da una parte è bene che se ne occupino e sono molto contenta che contrapposti a Giovanardi e a Serpelloni si facciano vivi finalmente questi personaggi del calibro di Corleone. E dall'altra però purtroppo io in tutti questi anni che mi occupo di questo argomento, buongiorno, non ho visto da parte sua e da parte di Forum Droghe, non ho visto una grande azione, dico, poi pratica, concreta e per cui sono un po' perplessa, anche se vedo molto bene il fatto che comunque abbiano presentato questi dati in pubblico e abbiano risollevato l'argomento, tra l'altro loro parlano di depenalizzazione. E ho sentito un'intervista alla Finocchiaro, ma era su un altro argomento, era sulla giustizia in generale, anche lei ha parlato di depenalizzazione di diversi reati, non ha specificato quali, però molto probabilmente c'è l'intenzione da parte della sinistra di cavalcare un po' questo argomento, come sempre succede poi quando in qualche maniera si intravede delle possibilità elettorali. L'hanno visto che con Pisapia ha funzionato molto bene, perché alla fine Pisapia è stata una dimostrazione di come un argomento che fa molta paura, come quello delle droghe, è stato sfruttatissimo durante la campagna elettorale milanese, proprio da quelli contrari che hanno terrorizzato, cercavano di terrorizzare la popolazione con i danni psicotici, con la dipendenza, con i buchi nel cervello, e non ci sono riusciti, tant'è vero che forse hanno fatto andare a votare persone che magari non ci andavano nemmeno, proprio in contrapposizione a tutta questa insistenza sull'argomento, che poi Milano è la capitale della cocaina non da quando c'è Pisapia, ma da quando c'è la Moratti, quindi insomma era tutto un discorso un po' assurdo nell'insieme. Però ho visto che c'è una tendenza, diciamo, sia un po' per il record sulle droghe che c'è stato, sia per tanti avvenimenti, perché l'attualità poi ci ripropone questo argomento in maniera forte, e quindi vedo che la sinistra comunque ha intenzione di ricavalcare un'altra volta questa cosa, il che è benvenuto se porta degli effetti reali, perché purtroppo il primo governo di centro-sinistra, che ho aspettato per anni e anni quando ero giovane, pensando che avrebbe cambiato un po' le cose, che è stato all'inizio, prima del 2000, prima del 2000, il primo governo di centro-sinistra? Ma sì, cioè, ce n'è voluta, insomma, per me, almeno che sono nato nel 56, ce n'è voluta da vederlo, e pensavo che arrivati avrebbero comunque su questo argomento fatto dei cambiamenti, operato qualcosa di concreto, purtroppo non l'ho visto, è stato un accidente, e questo è stato uno dei motivi per cui mi hanno tantissimo deluso, dall'altra parte, e vediamo che cosa ci propinano, e che quindi sono tutte situazioni che vanno seguite comunque, che sono situazioni nelle quali un'associazione radicale, antiproibizionista, comunque si voglia chiamare o comunque si voglia riformare o comunque un gruppo radicale che si occupi dell'argomento, sono tutti argomenti sui quali noi secondo me bisogna essere presenti e non soltanto
quando c'è un'occasione particolare, come ho fatto di cronaca come Cucchi, oppure quando in qualche maniera si vuole riportare l'attenzione in maniera formale questo argomento, secondo me ci vuole veramente all'interno del nostro partito un gruppo attivo in maniera coesa, non soltanto in maniera separata, che ognuno va avanti per conto suo, sarebbe necessario, no, non per me né per gli altri, ma per la politica radicale, ed è con questa intenzione che io sono venuta qui a relazionarvi e a cercare di parlarvi di tutti questi argomenti. Altre notizie? Ah, la commissione, quello che volevo dire della commissione anche, non sul merito della commissione, del documento, però su come si è formata, perché viene dritta dritta questa commissione dalla famosa dichiarazione dei tre presidenti sudamericani che noi abbiamo richiamato più volte, e noi come radicali intendo, ed è quella appunto che all'inizio mi sembra nel 2009 fu questa dichiarazione, vabbè comunque loro hanno, dunque, scusate questi secondi di silenzio, ma tanto è tutto abbastanza informale. Cioè, comunque, loro dopo le prime dichiarazioni, un anno dopo, hanno presentato le conclusioni di una commissione regionale su droga e democrazia in San Paolo. Questo è successo poco prima che io facessi la relazione al Senato, che era a maggio, quindi dovrebbe essere 2010, quindi 2009 la dichiarazione e 2010 le conclusioni di una commissione regionale. E poi questa droga e democrazia fondata da loro, che a me è molto piaciuto questo titolo perché era già un annetto o due che stavo facendo interventi anche scritti e cercando di sviluppare una teoria su quanto l'antiproibizionismo sia collegato e correlato alla democrazia e alla non violenza. E sono stata felicissima di vedere che questa commissione si chiamava droga e democrazia, perché vuol dire loro dal loro punto di vista hanno visto gli effetti devastanti del narcotraffico e del proibizionismo nei loro paesi, dove i soldi della droga finiscono poi in corruzione politica e corruzione delle forze dell'ordine, con i meravigliosi effetti che vediamo sia in Messico che in Afghanistan su due droghe pesanti che sono poi le più diffuse. E poi hanno partecipato a una serie di incontri, ci sono stati degli incontri anche con dei sindaci, con una quarantina di sindaci di grandi città, insomma alla fine di tutti questi incontri appunto è scaturita poi, e loro lo dicono chiaramente anche nel loro sito, è scaturita poi proprio lungo questa linea la commissione globale, e molto probabilmente verranno fuori anche altre cose nei prossimi mesi, perché ho già visto dei grossi siti di informazione sulla droga che stanno cominciando a lavorare su documenti proprio per contare esattamente i costi del proibizionismo anche a livello economico, perché poi ha tante sfaccettature. La metodologia sociale non è semplice, perché trovare i parametri su cui misurare è un argomento su cui si batte il capo e è difficile riuscire a capire in quale modo puoi misurare da un punto di vista numerico. I danni possono essere evidentissimi, palesi, che se esci per strada lo vedi lontano un miglio, però renderli in termini numerici che non siano stime ma che siano qualcosa veramente di attendibile non è facilissimo. Per cui auguriamo un buon lavoro tantissimo a questa commissione e a tutte quelle correlate a lei, e anche in questo caso penso che a noi bisognerebbe riuscire a essere interlocutori e a mettersi in qualche maniera in contatto e in relazione con queste realtà che stanno sorgendo, perché se anche non sono del tutto uguali a noi, fatto sta che possiamo lavorarci su obiettivi comuni e, come abbiamo fatto sempre dal metodo radicale, di lavorare. E su questo argomento del lavorare insieme per obiettivi comuni entro un po' nella storia dell'associazione, perché l'Associazione Radicale Antiproibizionisti, una delle cose che ha fatto a suo favore, diciamo, mentre prima ho detto quelle un po' negative, quelle che non sono state realizzate, è stato realizzato appieno il metodo radicale di lavorare insieme a altre realtà, anche completamente diverse, anche con le quali non condividi altre cose, però di lavorare insieme su un obiettivo comune, specifico e determinato. E questo ha funzionato molto bene dal punto di vista dell'iniziativa sulla cannabis terapeutica, che naturalmente non è al momento ancora il libero accesso ai farmaci cannabinoidi, è ben lontano ad essere raggiunto nella realtà, però rispetto al punto dal quale siamo partiti all'inizio, dove c'era stata un'azione della ministra Turco quando era nel 2007, prima di lasciare l'incarico, aveva messo nella tabella i farmaci cannabinoidi, nella tabella possibili, accessibili sulla carta, però quando abbiamo cominciato a occuparcene, la cosa era sulla carta, ma non era assolutamente stato sviluppato quasi nessun tipo, se non un po' da paziente in paziente, che già se ne era occupato.
E allora ci siamo messi in relazione fra le varie associazioni che sono state appunto Pazienti e Pazienti Cannabis, l'associazione Luca Coscioni, ma anche altre che magari adesso mi vengono in mente, l'associazione Cannabis Terapeutica, quella di Bolzano. E anche, abbiamo lavorato anche con un'associazione sulla sclerosi multipla che con l'antidepressionismo non c'aveva niente a che fare, e anzi, devo dire che è stato anche molto difficile mettere insieme tutte queste cose, perché poi per qualcuno la parola antidepressionisti era troppo forte, non andava usata perché si parlava di farmaci. Dall'altra parte, per altri, io venivo in qualche maniera rimproverata anche nei miei scritti di occuparmi di un aspetto estremamente marginale e non occuparmi di cose ben più gravi, tipo magari le tossicodipendenze dell'eroina, le nuove droghe e tutte queste cose. Però a me era sembrato che questa cosa dei farmaci cannabinoidi, insieme a quella dei test antidroga, fossero veramente le derive estreme del proibizionismo in Italia, cioè dove si arrivava, in base a una demonizzazione della pianta, a vietare addirittura l'uso di un farmaco. E dall'altro, quei test antidroga, dove si arrivava a entrare nel corpo, nella persona e nell'intimità del cittadino che sta andando tranquillo per la strada. Io non parlo di comportamenti a rischio. Certo che uno che va a 150 all'ora va fermato e controllato, però una persona che sta andando tranquillamente nelle regole, sta osservando tutte le regole, non può essere fermato e analizzato, messo le mani in bocca. Secondo me è veramente una violazione assurda che arriva fino dentro proprio la persona. Ti mettono le mani addosso per una presunzione che non si basa nemmeno su un fatto, su un comportamento. Per esempio, per andare a prendere la patente è veramente un'assurdità, perché tu non ci vai guidando a prendere la patente. Per cui liberamente vedi come attraverso quella scusa della sicurezza stradale vai a controllare gli usi personali e privati dei cittadini che non dovrebbero riguardarti, almeno non a questo livello, dal momento che il referendum ha sancito che l'uso personale non è reato e speriamo di riuscire a conservarlo, perché può darsi anche che mettere in dubbio anche questo. Tanto vediamo che i risultati del referendum vengono di più tutti i giorni, quindi non ci sarebbe niente di strano, e prepariamoci, perché se non siamo incisivi nell'altra direzione, prima o poi ci arriveranno pure quello. Tutto questo per dire appunto che con tutte queste associazioni sull'argomento cannabis terapeutica siamo riusciti tutti insieme, mica io, tutti insieme, insomma, in gruppo proprio, siamo riusciti comunque a promuovere una serie di contatti, fare dei convegni per il congresso di Firenze, ma anche altri, dove si sono conosciuti e messi in relazione le varie persone e le varie associazioni. Hanno potuto sviluppare una rete, se anche informale, però si è creata una rete, per cui oggi ci sono 4-5 persone di riferimento, un malato di una certa regione più o meno riesce a trovare un numero al quale telefonare, che lo metterà in contatto con quello, cioè in qualche maniera questa rete si è formata, e questo è fondamentale. Per cui in ogni regione, ora c'è in discussione la regione toscana, cioè in ogni regione comunque si stanno riformulando e rivedendo quelle che sono le leggi proprio sulla cannabis terapeutica. Speriamo bene, perché il Dipartimento Politica Antidroga naturalmente ci si è buttato, in senso di dire: certo che io garantisco l'accesso al farmaco, però punisco ancora di più colui che lo vuole usare per mero divertimento, perché il mero divertimento è un reato, non lo sapete, ve lo dice Giovanardi, divertirsi è un reato, non si può, è una cosa gravissima che va pagata, perché per mero divertimento non si può, per cura sì, e anzi sarà sua, lui usa questo argomento ed è una cosa anche abbastanza pericolosa, perché poi al malato verrà dato unicamente il farmaco, che ne so, magari in gocce, con un principio modificato, un farmaco sintetico. E qui si entra anche nel discorso dell'autodeterminazione del malato a curarsi un po' come gli pare, perché se uno si vuole coltivare la camomilla invece che andare a prendersi un sonnifero, cioè non si capisce perché devi per forza, io mi devo curare come vuoi te. È un po' il discorso della libertà di firmare in ospedale e venire via, cioè, però sono tre cose completamente distinte: la libertà della cura e dell'autodeterminazione delle terapie, il libero accesso ai farmaci cannabinoidi e l'antiproibizionismo sulla coltivazione, per me sono tre argomenti talmente diversi che se si mescolano rischiamo grosso, perché si va a creare delle situazioni anche di frainteso, di malinteso, anche nell'opinione pubblica, perché poi non abbiamo grosse possibilità di entrare nei dettagli. Qui abbiamo di fronte persone che parlano bianco bianco, nero nero, per temi molto generali, senza mai andare nel dettaglio, e noi non abbiamo gli spazi proprio per entrare nel dettaglio e per spiegare esattamente un po' le cose come stanno secondo noi. Comunque si è creata questa rete, l'azione è messa in campo, l'associazione Luca Coscioni anche se ne sta occupando, giustamente, perché è proprio un tema che riguarda l'associazione, proprio quella, è quello proprio diciamo, secondo me, nella realtà radicale, l'ente deputato a occuparsi dei farmaci cannabinoidi, non tanto l'associazione antiproibizionisti, perché come va benissimo che l'abbia presa in mano e che la segua insieme alle altre associazioni, ne sono felice e lo considero in qualche modo un successo l'aver promosso questo gruppo, che poi ha messo in moto tutta questa serie di cose ed ha assegnato anche l'argomento a chi doveva essere assegnato. Sui test antidroga, purtroppo,
È intervenuta poi una legge, perché noi abbiamo fatto conferenze stampa a Perugia nel 2008, all'inizio dell'associazione, abbiamo cercato anche di trovare delle sponde, buongiorno, delle sponde, degli accordi con le varie, che ne so, le scuole di guida, cioè abbiamo cercato dei contatti insieme anche a Mauri di Perugia e con Liliana Chiaramello, cioè abbiamo lavorato anche su quello. Doveva partire una sperimentazione pilota in quattro città, poi invece non è mai partita in realtà. È stato fatto tutto in sordina e alla fine in un codice della strada è stato introdotto, buongiorno Rita, è stato introdotto l'obbligo di test antidroga anche per chi va a prendere la patente, per esempio. E io qui devo dire sinceramente che avrei tantissimo gradito un voto no netto dei radicali e purtroppo invece c'è stato un voto d'astensione, che io ho capito benissimo che il voto di astensione non è, e comunque non avrebbe cambiato niente il voto no, questo me ne sono ben presente, però per mia soddisfazione personale avrei voluto poter dire i parlamentari radicali hanno votato un bel no a questa legge che contiene al suo interno, magari sbaglio io, però lo voglio dire, tanto è una cosa che ho già scritto anche, quindi non è che non è una novità né una cosa detta dietro le spalle, proprio detta chiara. Però comunque è andata come è andata, il maestro testa di droga, penso che sia molto difficile che ne riparliamo. Speriamo che se cambiasse il governo, se il prossimo governo fosse un governo a modo, se tante cose andassero bene, magari ne potremmo anche riparlare, però per adesso il discorso è chiuso, ci rifanno punto e basta, li fanno i lavoratori, li fanno gli automobilisti, li fanno a tutti, e potrà capitare a tutti quanti noi di trovarsi a un test antidroga e magari per un uso di qualche sostanza di 3 settimane fa, assolutamente saltuario, illecito, e magari ti tocca appunto di tutto essere considerato un tossicodipendente anche per la sostanza, anche se la sostanza che tu hai assunto, dipendenza, non ne produce alcuna. Su questo stesso principio di lavorare insieme per un obiettivo comune, io ho partecipato alla fondazione dell'ASCIA e qui abbiamo il suo segretario Giancarlo Cecconi che poi ci interverrà e ci parlerà proprio dell'ASCIA e del lavoro che abbiamo fatto insieme, e anche quello è stato, secondo me, dal mio punto di vista, un pieno successo, perché sono tante realtà antiproibizioniste, io come radicale ho partecipato, ma tutte le altre non sono radicali, a parte l'associazione Luca Coscioni, anche è stata fra le fondatrici, mi sembra, comunque partecipa dell'ASCIA. Comunque, tutte insieme siamo riusciti a parlarci e a venirci, che secondo me è una cosa, una novità, perché Radicali era da anni che non entrava in contatto con il mondo antiproibizionista non radicale, c'erano dei grossi fraintesi, c'erano delle difficoltà grosse a spiegarsi e a lavorare insieme, e invece abbiamo potuto lavorare insieme, abbiamo fatto una conferenza stampa insieme alla Camera dei Deputati, insieme a Rita, e l'obiettivo comune che abbiamo messo a fuoco è stata proprio la libera coltivazione domestica della canapa. E su questo obiettivo ci siamo messi insieme anche tra persone che poi la pensano in maniera magari completamente diversa, su altri aspetti, su altre droghe, su altri aspetti della politica, della vita, però su questo argomento ci siamo uniti e poi Giancarlo ci relazionerà se vuole sui risultati e sulle prospettive future, però già la presentazione alla Camera dei Deputati di quella documentazione, già diciamo, il lavoro sul sito che comunque col coordinamento ha visto crescere anche gli accessi, il fatto di aver coordinato tutti i siti, in qualche maniera gli incontri che sono in vista o che ci saranno col presidente del Dipartimento Antidroga Serpelloni, cioè poi ci relazionerà lui, insomma. Però si comincia a intravedere una piccola, se non altro, linea di azione che renda possibile in qualche maniera scardinare. Ora, perché la legalizzazione della coltivazione? Io mi sono sentita dire, dice, perché te sei il sindacato di quelli che si fanno le canne. E no. Cioè non c'entra proprio un accidente, non è perché io personalmente mi piace coltivarmi la canapa, che è vero, io ho sempre detto pubblicamente che io faccio uso e lo dico pubblicamente, non è una cosa della quale mi debba vergognare, della quale nessuno si debba vergognare, non più di fumare sigarette oppure, che ne so, giocare ai videogiochi o qualunque altra cosa che non porti danno agli altri, cioè non c'è niente da vergognarsi, ma non è per questo, perché io difendo me stessa e vorrei avere le mie 5 piante, non me ne puoi importare di meno, io ce l'ho lo stesso, l'ho sempre avuto e non me ne frega niente. Non ho mai avuto un verbale in vita mia, l'ho sempre detto, in 50 anni di onorato consumo, me lo sono andato a prendere per la prima volta in Piazza del Campo a Siena per una disobbedienza civile. Sì, il primo verbale l'ho preso già, l'ho preso per disobbedienza civile a Siena, per cui su questo. E perché la coltivazione domestica? Perché guarda caso anche questi 3 ex presidenti sudamericani, anche questa commissione globale, questa cosa droga e democrazia,
dice che il primo passo per uscire gradualmente, perché non è che da domani puoi vendere tutto liberamente e, come dicono i nostri detrattori, dare l'eroina da tabaccaio. In realtà questo sarebbe una pazzia. Bisogna gradualmente e lentamente ritornare indietro, fare informazione, cominciare a legalizzare, però non può essere, cioè, almeno secondo me sarebbe una pazzia improvvisa. Bisogna piano piano, creando un dibattito e creando molta informazione, perché l'arma dell'antiproibizionismo è l'informazione, che se non c'è informazione non c'è responsabilità, non c'è consapevolezza, e quindi quella veramente l'arma contro le abuse delle dipendenze è l'informazione e la presa di responsabilità personale anche. Sono persa completamente il filo. Questa commissione indica come primi passi appunto la legalizzazione di uso personale e coltivazione di canapa, insieme anche in un certo senso all'azione. Io non so se sono coordinati, se si conoscono, se vanno d'accordo, però ho visto un parallelo con l'azione di Morales sulla foglia di coca, che lui chiaramente dice che le popolazioni andine, come in Italia c'era la canapa, perché è pieno di extranapifici in Italia. Così sulle Ande c'è la coca, che è una pianta a tutti gli effetti, come il papà aveva da occhio, sono piante di per sé, non hanno niente a che vedere con le polveri che poi vengono vendute nelle piazze. Anche i contadini hanno diritto, come noi ci coltiviamo la vite e la canapa, gli andini hanno diritto a coltivarsi le loro piante di coca, perché per loro è tradizionale farsi il tè, masticarle, non si vede perché poi dovrebbe esserci anche questo. Poi magari Morales si va a sapere te in quale lui vuole allargare la possibilità di coltivarla, vai a sapere te poi le motivazioni di consenso o economiche che lo spingono, però comunque è qualcosa che in qualche modo va in parallelo, perché mette un po' a fuoco quello che è l'aspetto un po' ambientalista, cioè il fatto che poi alla fine queste cosa sono? Sono piante. Sono piante per cui non possono essere sottoposte, secondo me, almeno a restrizione personale, perché io nel mio giardino, prima con te, ci coltivo quello che voglio, ci mancherebbe altro. Cioè posso coltivare la cicuta ma non la canapa, no? Capito? Posso coltivare il ricino, che è mille volte più velenoso, ma è una follia totale. Potrei anche voler coltivare una pianta di coca, non mi viene perché viene a 2000 metri, però se stessa a 2000 metri, mi può venire, come uno coltiva le orchidee dell'estremo oriente, gli può venire anche l'uzzolo di avere una pianta di tutte le droghe, no? Perché no, in fondo negli orti botanici ci sono. Non dovrebbe essere niente di così straordinario o stupefacente, ma dovrebbe essere. Per cui per questo è la legalizzazione della coltivazione domestica, cioè la facoltà della persona di coltivare sul suo balcone o nel suo orto qualunque tipo di pianta che ritenga necessaria. Dunque, detto tutto questo, direi che l'argomento di attualità è abbastanza esaurito dal mio punto di vista. Io poi potrei dare la parola anche agli altri, magari. L'argomento storia dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, sì, se non appunto mettere un pochino meglio a fuoco quello che io almeno intendo fare. L'Associazione Radicale Antiproibizionisti, io vi informo, se non lo sapete ve lo dico io, che da un punto di vista formale non esiste praticamente. Perché per mia responsabilità non volontaria, che uno ci creda o no, io delle volte che ho fatto l'assemblea, arrivata in fondo, ero talmente frettolosa di finire, perché ancora non ero abituata a intervenire in pubblico, per cui per me era pesante 3-4 ore gli interventi, l'assemblea, la responsabilità. Io mi sono tutte le volte dimenticata letteralmente, una volta acclamata dalla popolazione, mi sono dimenticata di mettere in votazione lo statuto. Per cui da un punto di vista teorico non esiste, ha lavorato in maniera irregolare, ve lo dico per prima, è così, almeno si evita, i soldi sono stati versati, il tesoriere, ecco, a proposito del tesoriere che va chiarito questo aspetto, all'inizio come tesoriere Paola Padelà, che poi però diciamo, ha fatto altre scelte di vita, lavora da altre parti, non si è più riscritta. E quindi è decaduta perché da statuto, che non esiste, c'è l'obbligo per segretario e tesoriere di essere iscritti. Per cui a settembre, quando abbiamo fatto l'assemblea, praticamente io già avevo detto la chiudo, perché qui non c'ho tesoriera. Non, tra l'altro quella volta devo dire che avevo convocato questa assemblea insieme a tutte le altre associazioni che hanno partecipato alla battaglia sulla cannabis terapeutica. Io di queste persone non avevo una all'assemblea, cioè 30 persone nuove all'Assemblea Pomeridiana di Firenze, però non c'era nessuno che fosse fra quelli, cioè non c'era nessuno proprio da far intervenire, da chiamare al tavolo di presidenza, proprio, per cui ho detto basta ragazzi, cioè, qui bisogna semplicemente chiudere. C'è Donatella Poletti che ha molto insistito per continuare comunque a far sì che avesse anche formalmente esistesse un'associazione radicale antiproibizionisti. E ha spinto fortemente Andrea Mauri, che no, assolutamente non voleva, lo ha spinto ad assumersi un ruolo che poi è stato puramente formale, mi ha servito di supporto, perché sennò mi levavano dal sito, per esempio, essendo associazione senza tesoriere c'è stata anche una cancellazione a un certo punto dell'associazione dal sito, cioè perché non c'è tesoriere? E allora io ho detto no, io ho un tesoriere pro tempore, secondo statuto che è mai stato votato,
E quindi lui si è preso questa brutta cattedra penale che poi in realtà, oltre ad essermi di sostegno, e poi comunque lui interverrà, ci racconterà di alcune cose di Perugia e se vuole dirà anche due parole appunto sul fatto che proprio oltre ad essermi di sostegno morale, che ci siamo sentiti per telefono ogni tanto, io lo sollevo totalmente da ogni responsabilità di tesoriere perché la responsabilità è unicamente mia. I soldi che sono entrati sono più o meno quelli delle iscrizioni, via via nel corso degli anni, per cui è molto semplice, io non vi presento proprio i documenti, non vi ho presentato assolutamente nulla, perché questo è uno dei motivi per cui io mi dimetto, perché io assolutamente, almeno nelle condizioni di vita e di risorse che io ho oggi, ma che avevo anche in questi 3 anni, io non sono assolutamente in grado di poter svolgere questo lavoro. È un carico assolutamente troppo gravoso. Finché si tratta di fare iniziativa politica e attività, ben volentieri, sarò sempre presente e mia intenzione è continuare a occuparmi, anzi, a maggior ragione e con più forza dell'argomento antiproibizionismo radicale. Però assolutamente né il ruolo di segretaria né quello di segretaria senza nessuno, voglio dire, accanto, perché poi ho avuto delle direzioni che quando ho convocato non ho, cioè sì, qualche volta Antonio è venuto, abbiamo fatto qualche direzione. Però in generale le ultime direzioni che ho convocato, poi ho smesso di convocarle perché nessuno poteva, nessuno c'era e quindi era inutile convocarle, e ho continuato a prendermi responsabilità da sola e a continuare comunque a fare una serie di attività che sono state più che altro relazionarmi con le varie realtà radicali e non, io ho viaggiato tutta Italia a fare interventi antiproibizionisti, ora ultimamente per la campagna elettorale sono stata a Caserta, dove c'è Luca Bove che è con noi. Sono stata a Colognola, non mi ricordo mai come si dice, ai laghi, e da Bolzano, dove abbiamo fatto un incontro sulla terapeutica, fino in Puglia, a Bari, dove siamo andati con l'ascia alla festa della semina. Cioè, è stato un lavoro di intervento, di informazione continua su piccoli gruppi, perché ogni volta io ho parlato dalle 20 alle 200 persone, o per dire tanto. Però piccola e continua informazione su quello che è l'antiproibizionismo radicale, su quello che secondo me erano dei punti fondamentali, che erano la distinzione tra uso, abuso e dipendenza, che è quella dalla quale secondo me si doveva partire proprio nell'informare, perché non c'entra niente fare la distinzione tra droghe legali, illegali, pesanti, leggere, cioè di fondo poi il discorso è che un discorso è l'uso, e l'uso dal mio punto di vista deve essere liberamente accessibile, ognuno usa di quello che vuole, ognuno del suo corpo fa ciò che vuole. E questa è una cosa. Un'altra cosa sono due malattie che sono l'abuso e la dipendenza. Una è una malattia acuta, l'altra è una malattia cronica. E questo l'ho sottolineato più volte, insieme anche a tante altre cose che adesso poi vi ho ridetto. Io tutte le volte che poi intervengo, magari in maniera diversa, mi abbatto sempre sull'informare, da una parte sull'informare su ciò che è veramente la realtà sociale della droga o delle droghe, e dall'altra su quella che è la realtà dell'antiproibizionismo radicale. E quindi uno dei motivi per cui io proprio non posso continuare e rassegno le mie dimissioni a voi e faccio anche una serie di proposte, e uno dei motivi è che io assolutamente non sono in grado. Un altro dei motivi è che penso che appunto perché secondo me all'interno radicale bisogna lavorare in maniera coesa su questo argomento perché abbiamo più possibilità di essere incisivi se siamo tutti insieme. In qualche maniera forse il mio mettermi da parte può aiutare in qualche maniera la formazione di qualcosa di diverso. Non ne ho idea, io le proposte che posso fare, che mi possono venire in mente sono di formare un gruppo, 5-6 persone che veramente sia interessato, che veramente intenda riunirsi in maniera regolare, che veramente si prenda carico in qualche modo di decidere di portare avanti, se rifondare l'ARA. Se convocare un congresso formale dell'ARA, rifondarla, fare lo statuto, farlo votare, i cartellini, le relazioni, i documenti, io per me assolutamente io non ce la faccio a fare tutte queste cose da sola, come ho fatto, non me l'avete fatto perché è una scelta, però io sono stato totalmente sola a fare sempre tutto, dall'ultimo cartellino da mettere, infatti non ho fatto niente questa volta perché proprio non mi era possibile, poi non ho i mezzi, non ho come se avevo più computer, non ho i mezzi, io quindi non ho una postazione né ho nessun diritto ad averla, quindi se non temporanea, qua e là. Per cui proprio questo non è che me ne voglio lamentare, però mi pone delle grosse difficoltà dal punto di vista pratico nell'organizzare questo genere di cose. Per cui può essere un gruppo, una persona benvenuta se se ne volesse prendere la responsabilità, o un gruppo di persone che si occupano di decidere se fare finalmente questo benedetto sito che deve essere un po' anche un portale dell'antiproibizionismo radicale, un portale un po' di tutta una serie di realtà geografiche, anche in tutto il mondo in qualche modo, cioè potrebbe essere una cosa veramente utile che serve anche di raccordo e di riferimento,
come l'ara deve esistere, se deve, in quale relazione e in quale interrelazione deve essere con l'IA, con il gruppo di anticondizionisti a Torino, con l'ex Cora che ancora è presente, anche se non è presente, però è presente comunque, con l'ex anticondizionisti.it, cioè con tutte le varie realtà, l'ADUC, tutte le varie realtà radicali o vicine radicali, su questo tema, come si possono relazionare insieme in maniera efficace ed effettiva il gruppo di Carbarossi, cioè ci sono tante, alla fine diventano piccoli per forza, perché per quanto la forza potenziale sia enorme, alla fine diventiamo piccoli perché ci frammentiamo in tanti piccoli enclave, ghetti, alla fine diventa un ghetto in qualche modo. Per cui io penso che questo vada superato e non certo da me, io non sono certo la donna del miracolo. Per cui bisogna che, secondo me, se c'è la volontà da parte, non dico di tanti, ma di qualcuno di voi, di coordinarsi, di riuscire a dire sì, effettivamente ci riuniamo anche per Skype in qualche modo, ogni settimana, 15 giorni, in maniera da mettere a fuoco esattamente le azioni serie, concrete, efficaci, così com'è, l'ARA sinceramente non serve a nulla se non a me per dire che fai di lavoro, faccia segretaria dell'ARA, non serve altro, insomma, perché è servita, però io quello che ho fatto per l'ARA la posso fare da domani come privata radicale e quindi non ho bisogno dell'associazione, io continuerò sicuramente a lavorare ugualmente come ho fatto fino ad oggi, anzi, secondo me con maggiore libertà, anche perché se io voglio fare una disobbedienza civile o uno sciopero della fame non mi porto le responsabilità dei miei iscritti dietro, ma me la prendo da sola e anche vi dirò da un punto di vista mio personale, io non vedo l'ora, siccome ho dei tempi di intervento giustamente limitati poi all'interno radicale, io magari parlo 5 volte l'anno al comitato, io quei 10 minuti 15 mi sento la responsabilità in quanto segretario di parlare dell'anticondizionismo, mentre a questo punto avrei voglia e tante volte avrei desiderio e necessità anche mia di parlare anche di tanti altri argomenti, per cui da una parte questa libertà secondo me mi dà maniera di lavorare ancora meglio, per cui le mie dimissioni non sono assolutamente un retrocedere da quella che è la mia attività di antiproibizionista, ma di chiedere a tutti voi se vogliamo chiudere la seduta stante così com'è stamattina, ma anche entro le una, capito? O se vogliamo invece riuscire entro la giornata a selezionare 4, 5, 6 persone che si prendano l'impegno insieme a me o non insieme a me, va bene tutto, però di rifondare e riformulare un attimo la politica antiproibizionista all'interno, al nostro interno. Detto questo, mi sembra di averla fatta piuttosto lunga e vorrei un attimo una sostituzione, per cui se quelli che mi hanno già annunciato che vogliono parlare, o Andrea, o Gabriele che adesso non vedo, o chiunque altro, o Giancarlo, chiunque voglia intervenire, se mi fa un po' di intervento, così io mi riposo un attimo, è un piacere. Grazie. Gabriele, ci puoi dare il tuo contributo sulla Global Commission? 5 minuti? Ok, va bene. Allora continuerò. Buongiorno. Bene, allora continuerò a tenere la parola io. Allora, a questo punto possiamo fare un elenco un po' più dettagliato di quello che l'associazione ha fatto nel corso di questi 3 anni, tipo proprio relazione, però poi a un certo punto intervenite, perché. Allora, eccolo qua. Allora, nel 2008, appena costituita l'associazione, c'è stato qui al partito un convegno sull'aspetto giudiziario dell'emergenza carceri come conseguenza dello sfascio della giustizia, uno dei primi convegni che si sono organizzati su questo tema. E a questo io ho partecipato con un mio intervento e diciamo un po' da lì ho visto poi crescere quella che è stata la realtà dell'impegno che molte persone all'interno del nostro partito hanno sulla realtà carceri. Rita Bernardini in primo luogo, naturalmente poi anche Vene Testa. Rispetto all'associazione dei detenuti ignoto, naturalmente Radio Carcere, naturalmente tutti gli altri che se ne occupano a vario titolo, e anche su questo ci sarebbe da dire anche in relazione all'associazione radicale antiproibizionisti, perché secondo me questi sono due temi che sono strettamente legati, cioè le carceri, visto che il 40% degli arrestati lo è per violazione diretta delle leggi sulla droga, secondo me le associazioni che si occupano di carcere e quelle che si occupano di droghe al nostro interno dovrebbero lavorare in perfetta sintonia e continuamente relazionandosi e lavorando insieme, il che purtroppo non è avvenuto assolutamente,
Io non ho alcuna voglia stamani di entrare nei dettagli delle polemiche interne, di fare nomi, cognomi, assolutamente per niente, però constato, come si dice, con tristezza, che tutto questo non è successo e che non è stato possibile quasi in nessun modo, se non perché io delle volte sono andata molto volentieri di mia spontanea iniziativa, perché ho visto sul sito magari che c'era qualcosa e ho partecipato a qualche iniziativa, a qualche manifestazione e molto volentieri ho sempre invitato poi queste realtà che operano al nostro interno sul carcere e nei convegni, e io però l'unica a cui ho partecipato invece all'inverso è stato questo, quello del 2008, dove comunque già lì è cominciata un po' tutta quella che poi è stata lo studio e l'analisi su tutto quello che è l'emergenza carcere, che ancora oggi è presente, che ancora oggi vede Marco Pannella il sciopero della fame dopo una sospensione, non ha, no, ha, ha, l'ha difeso lo sciopero della fame, vero? Quindi questo andando avanti. E uno degli argomenti sui quali si appunta questa iniziativa non violenta di Marco Pannella, se non sbaglio, è proprio quello sulle carceri e sull'amnistia. Per cui sono argomenti grossi, pesanti, poi purtroppo in carcere ci finiscono appunto, ci finiscono i poveracci, purtroppo alla fine tutto questo è un discorso che ci richiama molto al proibizionismo come strategia non democratica, come strategia di classe, perché poi alla fine c'è un trattamento diverso sia rispetto alla droga che rispetto alle carceri, per chi ha i soldi e può permettersi avvocati, aiuti, sostegni, eccetera, e chi invece poi finisce veramente in un tunnel, altro che il tunnel della droga, il tunnel del proibizionismo, e veramente si trova poi ad essere devastato nella vita, e poi tutto questo collettivamente si riflette sulla società, perché tutto è qualcosa che si riflette poi all'interno della società, perché poi c'è le famiglie, i detenuti, c'è tutta una serie di realtà correlate. Dopodiché, subito dopo, c'è stata la conferenza stampa sulla sentenza definitiva a carico di Rita Bernardini, Claudia Sterzi e Giulio Biaccini, 18 giugno 2008. Qui l'associazione ancora era insediata ma non costituita, e c'è stata appunto la sentenza definitiva. In questo è stato un processo per disobbedienza civile, l'appello è stato pochi giorni fa e si è concluso con la prescrizione da noi accettata. E questo a me è molto dispiaciuto perché io sinceramente alla disobbedienza civile ci ho creduto profondamente, tant'è vero che sto pensando dentro di me, perché quando uno fa queste azioni deve farle avendole ben studiate e con un minimo di certezza che servono a qualcosa, perché sennò si fa ancora peggio. Però vorrei continuare questo discorso sulla disobbedienza civile, e mi è molto dispiaciuto che una meraviglia come tutte le azioni di disobbedienza civile di vita poi non abbiamo trovato uno sbocco susseguente da parte nostra, una capacità di riprenderle e di portarle avanti. Vabbè, sorvoliamo sull'appello comunque. E siamo stati prescritti, abbiamo preso la prescrizione per nostra volontà, e quindi questo almeno è concluso, è quello che fosse uno degli ultimi processi, ci sono state accuse, condanne, ci sono state assoluzioni, ci sono state archiviazioni, ci sono state riabilitazioni, e poi ognuno, anche lì, ognuno si è un po' gestito in maniera un po' spezzettata. Subito dopo esserci costituiti in maniera un po' più formale, il 19 luglio 2008 qui a Roma, è cominciata appunto, come dicevo, l'azione sui test antidroga, per cui conferenza stampa a Perugia, poi tutta una serie di comunicati stampa, di produzione di materiali scritti che sono tutti quanti comunque non in un sito ma in due blog, in tre blog anzi, perché alla fine il blog è gratuito e sono riuscito a metterlo in piedi e a gestirmelo da me, mentre invece il sito, a parte non gratuito, ma la cifra del sito è irrilevante, veramente non è una cosa problematica. Il discorso è il lavoro, perché ho chiesto a tre persone diverse, le quali io ringrazio perché comunque poverelle hanno lavorato, non è che non hanno lavorato gratis, ho chiesto a tre persone di aiutarmi a mettere in piedi un sito, e in 3 anni siamo riusciti a chiuderne due e averne uno che non funziona, e questo è stato il risultato proprio assolutamente fallimentare. D'altra parte si potrebbe dire, se non c'è una retribuzione, chi te lo fa un sito gratis? Però, cioè, se ti prendi l'impegno lo fai, o se no l'impegno può essere preso a livello economico per poterlo fare. Io ero in grado di postarci come sono in grado di farlo sul blog, però avrei bisogno di qualcuno che me lo mette in mano funzionante, che funziona, che io so che con quel metodo, modello blog, io posso inserire immagini, attualità, news, aggiornamenti, e questo io non sono in grado di farlo, non ho il tempo di impararlo, né il mezzo, proprio lo strumento per impararlo, quindi non è di peso, diciamo, le responsabilità me le prendo, però non sono nemmeno del tutto mie, per cui il sito invece era fondamentale e resta una cosa fondamentale, cioè il fatto che noi non abbiamo un sito che si occupi di antiproibizionismo radicale, secondo me è deleterio. D'altra parte ho fatto tutto il possibile per sollecitarlo e per cercare di comunque promuovere l'azione, visto che io non ero in grado di poterla portare avanti da sola, però purtroppo
è venuto fuori e pensa che se vogliamo lavorare efficacemente invece deve venire fuori. Quindi test antidroga per prendere la patente, fa l'utilità e ti paga, è andata a finire anche più come è andata a finire, nel senso che il test antidroga c'è per prendere la patente e ce lo teniamo. Dopodiché è cominciato un po' il lavoro teorico, appunto, interventi al Damm Camp di Roma, 4 ottobre 2008, su antiproibizionismo, non violenza e democrazia. Cioè riuscire a vedere un po' in quale maniera, perché secondo me il legame è molto stretto, in che modo appaiono ormai evidenti le interconnessioni fra antiproibizionismo, non violenza e democrazia. C'è molta vicinanza fra il concetto di antiproibizionismo, contrapposto ai metodi di regime, contrapposto al potere autoritario. L'antiproibizionismo nella sua valenza di strategia di governo dei fenomeni sociali attraverso le armi non violente della comunicazione, dell'informazione, della legalità e della legalizzazione. Fra l'antiproibizionismo e la non violenza da una parte e fra antiproibizionismo e democrazia dall'altra. I regimi autoritari hanno bisogno di conservare il potere con la paura e con le punizioni, con la repressione economica, con la limitazione dei diritti civili, con i privilegi e con le dinamiche di casta. Una democrazia compiuta trova nel dibattito pubblico e nella libera informazione l'antidoto alle degenerazioni violente e alle crisi di sistema. E quindi un doppio legame. Da una parte l'antiproibizionismo come strategia di governo democratico dei fenomeni sociali, proposto in alternativa ai metodi proibizionistici violenti propri dei regimi autoritari. Dall'altra la non violenza e la disobbedienza civile come forma di partecipazione diretta del cittadino al perfezionamento della democrazia. E intorno a questi discorsi non ci sono arrivate, diciamo, a droga e democrazia attraverso il discorso dei presidenti sudamericani che riguarda più l'aspetto dei soldi del narcotraffico che finiscono alla corruzione politica e alla corruzione delle forze dell'ordine, però alla fine le conclusioni alle quali siamo arrivate sono le stesse, che dimostra che hanno delle grosse probabilità di essere vere. No, ma io posso continuare, se nessuno interviene io non è che mi... Bene, grazie Marco. Marco Marchese, iscritto storico dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti che da più giorni. Bene, allora romperò io il ghiaccio. Vabbè, allora, prima di tutto dico, se l'esperienza dell'ARA continua, mi rendo disponibile a mettere in piedi il sito internet nei termini e nelle condizioni che dicevi tu poc'anzi, Claudia. Cioè, nel senso, non ho la possibilità di seguirlo, però ti posso mettere nelle condizioni, con un sito completo, di postare come in un blog. Per cui contenuti, audio, Guarda, a quel punto video, si cancella il blog fotografie, e non ci sono scarti lì. problemi, io nel giro di... veramente avendo una minima capacità, assolutamente minima, però nel giro di pochi giorni posso mettere in piedi un sito internet. La registrazione è facilissima da fare, per cui questa cosa qui è un problema che possiamo, se questo è il problema, per È quanto uno dei riguarda, problemi. è uno dei problemi. È uno dei Quindi problemi. uno di questi problemi possiamo risolverlo tranquillamente in questo modo. Allora, perché è importante che questa esperienza non si esaurisca in un'assemblea che magari in corso d'opera si sfilaccia e non porta ad una conclusione, oppure che può portare ad una sospensione delle attività, magari per mesi, ad una fase riorganizzativa che, come tutte le fasi riorganizzative, sono assolutamente lunghe, defaticanti e che fanno perdere poi dopo ad un ritmo anche basso di attività, ma fanno perdere questo ritmo che poi è sempre più difficile andare a riprendere. Cioè noi dobbiamo fare il massimo sforzo nella giornata odierna di cercare di tenerle in piedi nel modo migliore che c'è possibile questa associazione, perché l'antiproibizionismo è l'antiproibizionismo radicale, che non è un antiproibizionismo ideologico. Ha poi dopo degli aspetti talmente importanti che forse non riusciamo a valutarli neanche noi nel suo complesso. Io voglio darvi, diciamo, soltanto un dato, no? Sono dati chiaramente non miei, non elaborati da me, ma studiati ed elaborati da autorevoli istituti, non confermati e non contestati da nessuno. Cito un istituto, l'Eurispes. L'Eurispes ha valutato gli introiti da parte dell''Ndrangheta
solo per il settore droghe e quasi esclusivamente solo sulla cocaina, un introito annuale pari a 22 miliardi di euro all'anno, che è una somma che si resta sgomenti, si resta un po' tramortiti, anzi oserei dire che si resta increduli, tanti increduli che poi circolano stime da fonti non confermate che parlano anche a ribasso, tant'è vero che, cioè, se noi andiamo a pensare, solo il settore della cocaina porta un introito complessivo, che non è solo l'introito italiano, è l'introito mondiale, globale, perché l'Andrangheta come organizzazione mafiosa ha ormai ramificazioni in tutti e cinque i continenti, in quasi tutti i paesi dove può fare affari, la maggior parte delle transazioni avvengono estero su estero, perché le cosche mafiose calabresi svolgono un'attività di brokeraggio, poi dopo chi si sporca le mani in mezzo alla strada per lo spaccio, questa è un'attività che è affidata ad altre organizzazioni, spesso organizzazioni fatte da persone non da extracomunitari o diciamo una certa fascia sociale ai margini della società, che sono poi dopo gli stessi consumatori. Quindi forse non ci rendiamo neanche conto noi all'interno della radicale dell'importanza di un'associazione radicale antiproibizionista e quanto le politiche antiproibizioniste possano essere incidenti sul fenomeno mafioso. Basti pensare soltanto a questi dati. E per dirne un altro, i 20 miliardi di euro all'anno, io questo qui lo ripeto sempre per rimarcare questa pericolosità, i 20 miliardi di euro all'anno, pensate un po' che la 'Ndrangheta fattura con le droghe, sono il 50% delle proprie attività. Quindi in via teorica, seguendo un modello economico tradizionale, no? Se un'azienda nel giro di un tempo breve dovesse rinunciare al 50% dei propri introiti, un'azienda che lavora con logica tradizionale fallirebbe. Chiaro, un'impresa che lavora con logiche mafiose lavora con logiche completamente diverse, probabilmente si destabilizzerebbe ma non fallirebbe come un'attività imprenditoriale tradizionale, però sarebbe un colpo molto, molto forte, perché con l'antiproibizionismo si attiverebbero tutta una serie di dinamiche che adesso diciamo qui siamo in ambito radicale, per cui non ce la dobbiamo raccontare da capo, no? Ogni volta, perché insomma la conosciamo abbastanza bene, magari possiamo fare qualche accenno se vogliamo, considerando che poi questo documento andrà su Radio Radicale, su radioradicale.tv, su TV Radicale, questo è l'appello che faccio, non la voglio tirare più lunga, anche se sto cercando di capire se c'è qualche altro che vuole intervenire, quindi se qualcuno è di conforto che alza la mano, ecco, quindi abbiamo già un intervento, Claudia ha rotto il ghiaccio, quindi poi dopo sarà tutto quanto più facile in discesa. Allora, il concetto che voglio lasciare è questo qua. Purtroppo sono pochissime le organizzazioni in Italia che fanno antiproibizionismo. È troppo importante tenere aperta questa associazione e dobbiamo fare il massimo sforzo affinché, a scartamento ridotto, ad attività limitata, ma non ci si può permettere una sospensione di questa associazione, che deve trovare il modo di essere rilanciata. E io faccio fatica alcune volte proprio a trasmettere questa importanza, già soltanto analizzando questo spicchio di dato che ho dato, e che è la relazione proibizionismo mafie, che poi dopo ha tutta quanto una ricaduta negativa, perché tutti questi affari che vengono fatti sulle droghe proibite, tutti questi affari, significa anche una quantità di denaro che va ad inquinare, anzi è già fortemente inquinato, le attività legali di questo paese. Questo volevo dirvi e vi ringrazio.
Grazie a te, Max. Grazie a te. Penso sia chiesto di intervenire Andrea Mauri, che interviene adesso, e volevo dire che siamo in ambito radicale, però abbiamo con noi il rappresentante dell'ASCIA e un rappresentante per i grower, si dice, dico giusto? Va bene? Grazie. E che poi interverranno anche loro, e quindi siamo in ambito radicale, ma siamo anche in relazione e in contatto anche con altre realtà. Andrea. Eccoci. Allora, io sono il tesoriere pro tempore di questa associazione, ringrazio Claudia per aver sottolineato le difficoltà che ci sono state. Effettivamente in questo periodo, diciamo, tutta la gestione in realtà è stata fatta da Claudia, e io le ho dato solo un supporto puramente nominale, e su questo un po' mi dispiace, perché in realtà ero partito anche con le migliori intenzioni di aiutare a fare un lavoro di, diciamo, organizzativo, per quanto poi sto a Perugia, lei in giro per il mondo, però da questo punto di vista anche sul sito, mi ricordo, non è una nota polemica assolutamente, però volevo ricordare, c'era una disponibilità di un compagno che a fare il sito appena ricostituita l'associazione, e questa opportunità non è stata pienamente colta. Comunque, voglio dire, ringrazio lei per aver assunto la responsabilità in pieno anche della tesoreria, e averlo detto chiaramente. Io esco da una polemica molto forte che c'è stata a Perugia, che ve la voglio raccontare in breve, perché può sembrare un fatto così di provincia, però è anche un po' il segno dei tempi. Abbiamo organizzato una iniziativa teatrale, Identità Proibite, con tre spettacoli riguardanti i temi dell'omofobia, e uno appunto l'antiproibizionismo, con lo spettacolo di Alessia Bellotto, Ragazze in Erba. È stata un'iniziativa che ha avuto anche un costo, diciamo, economico un certo peso, e Lara era, diciamo, all'interno dell'organizzazione, in particolare io a Perugia, con un manifesto che abbiamo fatto insieme alle altre associazioni, e con il patrocinio del Comune. Quindi abbiamo avuto questo manifesto, con il simbolo del Comune di Perugia, con il simbolo delle associazioni. Questa vicenda, che mi è sembrata molto tranquilla, insomma, un fatto anche culturale, di informazione, tra l'altro io mi auguro che Alessia voglia continuare a presentare il suo spettacolo come occasione anche di militanza, di cultura, e anche legato al teatro in giro per l'Italia, perché merita molto questo spettacolo. Uno spettacolo, un monologo, dove si narra molto delle vicende di una ragazza, Sara, che si trova all'interno di un... fuma erba, e quindi si trova all'interno di questo inferno proibizionista, per cui c'è tutta una ripercussione legale di questa sua scelta. E comunque quello che volevo dire è che la polemica è stata forte sui giornali locali, perché il simbolo dell'ara con la fogliolina, la foglia. Quella foglia, che tra l'altro finalmente è un bel simbolo, su questo devo dire la verità, è un bel simbolo. Accanto a quello del Comune, beh, La Nazione Umbra, che è un giornale un po' reazionario, devo dire la verità. Appena un pelino. Sì, però su questo ci ha fatto tre giorni continui di polemica, 3-4 giorni, prendendosela con l'assessore alle pari opportunità, che ha patrocinato l'iniziativa. Noi forse siamo stati un po' ingenui, perché il patrocinio che si dà alle iniziative è stato dato all'organizzazione Omphalos, e noi eravamo solo collaboratori, quindi potevamo anche graficamente metterlo un po' diverso. Comunque c'è stata una polemica incredibile con tutto il Popolo delle Libertà, che si è scatenato dicendo che è intollerabile che il simbolo della foglia, fogliolina, accanto a quello del Perugia, di Perugia, del grifo, che poi tra l'altro, adesso faccio un inciso, il grifo è un simbolo di libertà, quindi rientra molto, questa è una storia cittadina. E, infatti noi non abbiamo mica protestato contro il grifo. No, però c'è stata questa cosa,
È intervenuto il sindaco, mentre l'assessore è intervenuto molto bene, tra l'altro ci ha dato il patrocinio, insomma, è intervenuto molto bene difendendo l'iniziativa. Con questa difficoltà formale che c'era, perché noi non eravamo tra i patrocinati, ma eravamo tra i collaboratori patrocinati, se la vogliamo mettere così. L'assessore, che da quel momento è stato chiamato l'assessore allo Spinello, ecco, che secondo me può essere anche, ci ha anche convocato qualche giorno fa. Però la cosa interessante è che il sindaco di centro-sinistra Boccale ha avuto la stessa reazione del capo dell'opposizione Monni, che ha detto: ah, è impossibile avere la foglia o fogliolina di marijuana accanto per il grifo. Allora, io vi narro questo episodio di Campanile, perché comunque, voglio dire, siamo a livello di degrado proprio, discussione politica che è sorprendente, no? Cioè, e quindi mi riallaccio a una delle cose buone che ha detto la nostra segretaria, e cioè quello del problema dell'informazione. Cioè, se noi cominciamo a dire che appunto poi la cannabis è quella che è, cioè una pianta, mia madre che è una grande diciamo, conoscitrice di giardini, eccetera, appena ha visto tutta la storia della cannabis, dice: io la conosco benissimo questa storia, perché è una pianta, tra l'altro, ornamentale, bellissima. Quindi, cioè, è proprio il fatto dei simboli che siamo arrivati a dei livelli allucinanti. Il simbolo di una pianta che viene negato in quanto tale e viene visto in senso come appunto il simbolo del diavolo. Mi pare che questa sia veramente poi è stata una vicenda che mi ha colpito particolarmente sul piano personale, perché è talmente allucinante che poi sui giornali. Ecco, gli unici che sono intervenuti a nostro favore, diciamo, stemperando la polemica, a parte l'assessora, è stato Sella con un bel comunicato stampa ribadendo l'antiproibizionismo, e questa ve la volevo narrare come vicenda. Poi lo spettacolo in realtà è andato anche, diciamo, con presenze non molto bene. Però quello ha avuto anche, diciamo, a livello organizzativo problemi nostri. Abbiamo fatto questa rassegna teatrale in 3 giorni di fila, quindi poteva essere molto impegnativo. Tra l'altro, lo spettacolo di Alessia è stato fatto domenica sera, che è un momento difficile. Quella è un'occasione, tra l'altro, dello spettacolo, voglio ribadirlo, per fare attività politica nel territorio. Per quanto riguarda l'azione, io sono totalmente d'accordo con Claudio quando dice che questa frammentazione delle associazioni radicali, che spesso sono sui temi di produzione, sono un po' nominali, no? A volte, questo crea un grosso problema di azione complessiva. Personalmente ritengo che i radicali italiani, come ha tentato di fare nel congresso di Chianciano, dell'ultimo congresso, debba diventare una parola d'ordine assoluta, nel senso che radicali italiani forse all'interno dell'area è quel soggetto, mi dà l'idea mia, soggetto più titolato a muovere, diciamo, la militanza che esiste su questi temi. E spero infatti che venga anche Mario, Sì. no, per una relazione Mario su mi ha questo. mandato un messaggio adesso che ha avuto dei contrattempi, ma è in arrivo. Mi ha detto mezz'ora fa, ma era già un quarto d'ora fa, quindi dovrebbe essere in arrivo. Sì. L'ultima cosa che volevo dire, appunto, parte, comunque è vero quello che dicevi prima te, io sono d'accordo che è defaticante, però una fase ricostituente dell'associazione forse ci vorrebbe, quindi mi sta bene il discorso di un gruppo di lavoro, no? Del quale non posso far parte, anche perché ho molte cose da fare. Però, insomma, credo che sia il caso, anche in relazione appunto a quello che dicevo prima, di una farsi carico delle radicali italiane e della battaglia in quanto tale. L'ultima cosa mi è venuta così come sollecitazione: domani si vota per il referendum. Io credo che se domani, lunedì, si inverte la tendenza sul mancato quorum, quindi finalmente ce la facciamo, a parte la polemica sui residenti all'estero che noi radicali conosciamo bene, ma insomma, se si raggiunge il quorum, beh, insomma, questo è un segno molto importante. Perché dico questo? Comunque, perché anche in relazione a pensare a iniziative referendarie
sulle leggi, sull'ultima legge, cioè vuol dire corriamo il rischio magari di una sconfitta tra un po', però non è detto, perché nel 93 è vero che era all'interno di un pacchetto di referendum, diciamo, tra virgolette antipartitocratici, dell'iniziativa del 93, e forse c'è stato anche, ci fu anche un effetto trascinamento, no? Su questo, però indubbiamente quello fu un successo, però. E perché nel 2012-2013 non si può ripercorrere diciamo una strada simile, insomma, su un referendum che magari può coinvolgere, appunto, tu citavi giustamente le dinamiche pittine, no? Può essere interessante. Quindi io credo che una chiave di volta sul piano politico riguardo alle strategie di antiproiezionismo paradossalmente passano anche sul risultato, su quello che avverrà domani e dopodomani. E credo che su questo, appunto, è un tentativo importante vedere come noi, come area, a livello organizzativo, ci potremmo relazionare anche in base a questa idea, insomma, che c'è. Tutto qui, grazie. Grazie a voi. Il posto del referendum, io ricordo infatti al congresso che ho fatto a Firenze nel 2009, settembre, venne Luca Marola, dal decanatario ducale, che mi fece un intervento dicendo non serve a niente, l'unica cosa utile che si può fare è un referendum. E a lui risposi prospettando di tutte le enormi difficoltà, perché ho visto in prima persona la stagione referendaria radicale, cioè a cominciare da il vaglio della Corte Costituzionale, la raccolta delle firme, l'informazione durante la raccolta delle firme, poi l'altro vaglio della raccolta delle firme, che devono essere un po' di più perché poi un po' ti descartano, perché tengono quelle magari false di formigoni, però le nostre devono essere perfette, che sennò ti descartano. Poi dopo, a seguire, poi anche il fatto, il quorum, l'informazione durante la votazione, il fatto che poi comunque abbiamo avuto dei referendum che li abbiamo vinti e non li hanno rispettati, il finanziamento pubblico dei partiti ad esempio sopra tutti, ma anche quello sulla giustizia, anche per cui vediamo come poi alla fine il referendum, sì, è una cosa meravigliosa, però sono riusciti veramente a svuotarlo, e andrebbe riformato, secondo me, come strumento. Prima di essere messo in atto dovrebbe avere una riforma, a cominciare dal quorum stesso, sinceramente. Se è visto in un'ottica insieme a altre forze politiche come dici te, già lo vedo più possibile. Se dici come una cosa radicale, secondo me è assolutamente impossibile, non abbiamo una militanza né abbiamo un potere sull'informazione sufficiente per riuscire a mettere in piedi un referendum su questo tema, che secondo me sarebbe vincente comunque in Italia, secondo me, questa è la mia opinione, a livello di volontà popolare secondo me sarebbe vincente, però mettere in piedi un referendum, e poi si rischia anche, appunto, che abbiamo anche proposto uno che non c'è stato accettato dalla Corte Costituzionale, è stato anche uno bocciato dalla Corte Costituzionale prima di poter essere messo in atto, dopo quello del 93. Giancarlo Cecconi, lascia, sì. Segretario dell'ASCI, Associazione di Sensibilizzazione sulla Canapa, italiano autoprodotta, italiano autoprodotta. Buongiorno a tutti, mi ha presentato Claudia con la quale abbiamo iniziato questa battaglia. Vorrei andare un po' a braccio, perché non è che ci siano delle cose scontate o preparate sulle quali si può discutere, ma più che altro sulle sensazioni, sulla necessità di cercare di fare qualche cosa, nonostante più delle volte ci sentiamo demotivati e frustrati da questo tipo di nostri impegni. Non c'era nessun motivo di costituire un'altra associazione nel panorama antiproibizionista italiano se non ci fossero state delle valutazioni, delle constatazioni che purtroppo il fronte antiproibizionista era in qualche modo bloccato, mummificato, chiuso su se stesso, non riusciva a trovare uno sbocco. Noi che purtroppo nella maggior parte degli associati all'ASCIA, di coloro che stanno lavorando intorno al progetto ASCIA, sono persone che hanno pagato sulla pelle gli effetti della fine di Giovanardi, quindi persone assolutamente integerrime, integre, moralmente ineccepibili da un punto di vista sanitario, fiscale, addirittura con 22 punti sulla patente, che però si ritrovano in virtù di un loro stile di vita a dover essere puniti, perseguiti, perseguitati, incarcerati, processati. E quindi abbiamo detto che forse qualche cosa o qualcuno avrebbe dovuto di nuovo riproporre all'attenzione dell'opinione pubblica, all'attenzione dei media, all'attenzione delle istituzioni, un fenomeno che non può più essere tollerato.
Noi abbiamo monitorato nel tutto il 2010 per quello che ci è stato possibile, quindi non sono dei dati completi e né ufficiali, però tutto ciò che è comparso su internet noi abbiamo estrapolato e ci siamo accorti che ogni giorno in Italia vengono arrestate dalle 5 alle 10 persone, ogni giorno dalle 5 alle 10 persone. Ora, ammesso e non concesso che anche il 50% di queste persone abbiano a che fare con un mercato illegale di un certo peso e di conseguenza anche giustificabile dal punto di vista persecutorio, noi dobbiamo premettere che ci sono fra le 3 e le 6 persone che vengono arrestate inutilmente, ingiustificatamente, semplicemente per una questione di principio preconcettuale. Ma se noi non riusciamo a spostare quello che è un danno personale alla visibilità e quindi a comprendere che qual è invece il danno sociale, il costo sociale di questo tipo di persecuzione, noi non riusciremo mai a smuoverci di un millimetro se non riunirci una volta all'ASCE, una volta all'ARA, una volta all'Associazione Luca Coscione, una volta al PICO, una volta alla CT, per dirci: ma la cannabis fa bene, ma noi non facciamo niente di male, ma c'è un assino persecutorio. Dobbiamo riportare il discorso su quello che è il danno sociale. E qual è il danno sociale? Prima di tutto l'impiego delle forze dell'ordine. È pazzesco che se ogni giorno ci sono 3, 5, 6 arresti, questo vuol dire che su ogni arresto minimo c'è un commissariato, ad esempio nel nostro caso 3 commissari per 4 piante, 3 commissariati, 2 carceri e un tribunale. Quanto per costato? Cioè le mie tasse non sono bastate a pagare quell'operazione di polizia. Dico, di conseguenza ora diventa un danno sociale, perché se noi impieghiamo le forze dell'ordine ad arrestare persone come noi, che veramente non facciamo niente di male, anzi cerchiamo di contribuire al benessere sociale, alla tranquillità sociale, alla pace sociale, fino a che non ci si orgogliano nei posti dove non dovrebbero si orgogliare. Cioè a quel punto diventiamo assolutamente antagonisti del sistema. Allora se volete la lotta, lotta sia. Ma come fare questa lotta qui? Quindi la polizia funziona in questo modo, è ossessionata dall'andare a cercare il ragazzo di 20 anni, o l'artigiano, o il veteran freak, come pensano loro, hanno degli stereotipi che vanno a seguire e perseguire. I tribunali ingolfati e lucidati in modo assurdo, no? Quindi io, nei nostri processi abbiamo visto che su 10 udienze che c'erano quel giorno, ben 8 erano per problemi di droga. Quindi i tribunali sono ingolfati con questo problema, le carceri, inutile dirlo. E quindi noi abbiamo un problema sociale non indifferente. Come affrontarlo? Bene, noi possiamo smuovere le acque, noi possiamo procurare documenti, noi possiamo andare in conferenza stampa, abbiamo visto che non è stato inutile perché 2 secondi dopo che abbiamo chiuso la conferenza stampa con Claudia, il Dipartimento Politica Antidroga ha sentito la necessità di risponderci immediatamente dicendo che stavamo dicendo una marea di cazzate. Ok, se è vero che noi diciamo una marea di stupidaggini, è anche vero che loro non sono assolutamente delle grandi verità. Allora, in questo momento si sta muovendo qualche cosa a livello internazionale e a livello nazionale. O noi troviamo questo momento dove il ferro è caldo e cominciamo a batterlo, ma batterlo significa non più piangerci addosso di quanto siamo sfortunati, ma avere il coraggio di metterci la faccia, il coraggio di cominciare ad uscire dove dobbiamo uscire e costringere le istituzioni e i partiti a muoversi. Perché è inconcepibile che questo problema, che procura circa 1000 arresti l'anno, un impiego forsennato delle forze dell'ordine, le istituzioni che sono bloccate, dopodiché c'è il silenzio in Parlamento, c'è il problema marijuana, continua ad essere un problema droga, allora è un problema culturale. Prima di tutto dobbiamo iniziare ad educare di nuovo i partiti, cominciando dal Partito Radicale, perché con tutto il rispetto, ma sono 40 anni, io avevo 16 anni la prima volta che ho visto Pannella con la pianta di marijuana in mano, ce n'ho 58, ancora vedo Pannella con la pianta di marijuana in mano, allora qualcosa non quadra. Allora è chiaro che io, che sto nella base, io che mi devo svegliare la mattina e dire: ma perché sono andato in galera? Ma perché ho dovuto dare 10.000 euro all'avvocato? Ma mi dà Pannella 10.000 euro. Io gli avrei dato più volentieri. Sta arrivando loro, te la dico io, così te la dico subito. Scusa. No, scusami te. Questo era per dire che in effetti se noi non riusciamo di nuovo a portare il discorso in Parlamento, ma in Parlamento non ce lo posso portare io il discorso, in Parlamento ce lo può portare Pannella. In Parlamento ce la può portare vita, in Parlamento ce la possono portare le persone che in qualche modo sentono il dovere di dire che non va bene che delle persone per bene vengano assolutamente criminalizzate e che debbano pagare per le contraddizioni del sistema. Ora, se a livello internazionale noi abbiamo in questo momento la forza di poter dimostrare che non abbiamo mai detto stupidaggini, tanto è vero che anche la Global Commission si è in qualche modo pronunciata sulla necessità di regolamentare.
Allora, se la Global Commission comincia a dare queste indicazioni agli stati, se a livello nazionale, noi soltanto di ieri una sentenza della Corte di Cassazione che dice che anche se, se la quantità detenuta è superiore a quello consentito dalla legge, però non è dimostrabile lo spaccio. Quindi la presunzione di reato, ma come si può in un paese di diritto, in un paese democratico, accettare l'idea della presunzione di reato? E io vedo partiti all'opposizione, partiti democratici, che si fregiano di questo nome, che non riescono a capire che la presunzione di reato è un concetto fascista. Quindi io non è che vado in galera perché sono ebreo, non posso andare in galera perché sono negro. Quindi se io oggi fossi una donna in Arabia Saudita, starei al volante. Se fossi una musulmana in Francia, andrei col chador, perché non si può né obbligare né vietare. Ma tutto quanto va portato in modo che ci sia una rappresentanza delle esigenze del popolo. Quindi noi dobbiamo cominciare a dire, ci avete stancati, noi disertiamo i seggi, noi non veniamo più a votare politica. È chiaro che domani mattina staremo tutti quanti a dare uno schiaffone a Berlusconi, ma per quanto riguarda le politiche, bisogna che cominciate a capire che noi abbiamo bisogno di garanzie. E la marijuana probabilmente potrebbe essere anche l'ultimo gradino di quelle che sono le esigenze del paese, visto il lavoro, la sanità, i trasporti, le comunicazioni, l'energia, eccetera, eccetera. Ma la marijuana è l'unica che porta in galera 5 persone al giorno. E allora non è un problema secondario, è un problema che va affrontato urgentemente. Se vogliamo liberare le carceri, se vogliamo. E soprattutto se non vogliamo continuare a dare da mangiare agli avvocati, che sono il 70% delle persone che stanno nel Parlamento, come lo erano nel 1871. Il primo Parlamento nazionale era composto dal 70% di avvocati, il Parlamento del 2011 è composto dal 70% di avvocati. E noi per dare da mangiare agli avvocati non possiamo andare in galera. Allora ci dobbiamo ribellare. Allora non possiamo stare qui a discutere, ma la marijuana fa bene, non fa male, quella terapeutica, perché tanto se è terapeutica, se è per questioni ludiche, se è semplicemente perché o per questioni spirituali, come noi rivendichiamo, in galera ci vai sia che hai la SLA e sia semplicemente che te la fumi con un amico. Allora contro questa galera noi ci dobbiamo mobilitare. Che cosa organizziamo? Noi come ASCIA stiamo cercando di tirare giù una strategia, dalla class action all'autodenuncia, ad andare davanti al Parlamento e non muoverci da lì con tre piatti di marijuana fino a che non ci bastonano sperando, ma qui bisogna che i partiti cominciano a fare, muovere i loro quotidiani, i loro parlamentari, cominciare a capire che tanto noi, Giovanardi e Conserpelloni, non tireremo mai fuori la mela dal buco. Quindi è inutile che stiamo perdendo tempo, è chiaro che il contraddittorio va fatto, è chiaro che il confronto va fatto, perché tutti i sindacati vanno a parlare col padrone, di conseguenza la controparte va assolutamente ascoltata, controbattuta, confutata se è possibile, presa in considerazione. Ma noi dobbiamo preparare una strategia, quindi dobbiamo preparare la manifestazione, dobbiamo preparare una class action, dobbiamo preparare come arrivare alla Corte Costituzionale, dobbiamo preparare delle azioni che ci portino visibilità, credibilità, che soprattutto dicano ai nostri politici che siamo stanchi di andare in galera, perché loro hanno sempre qualcosa di più importante a cui pensare. Ecco, l'ascia è questo, l'ascia si propone. L'unica possibilità che aveva l'ascia per essere un soggetto nuovo e diverso era quello di lavorare moltissimo, e lo stiamo facendo in una maniera molto molto appassionata, per ricompattare tutte le componenti dell'antiproibizionismo. Abbiamo delle posizioni diverse, noi stiamo parlando di cannabis, perché già se riuscissimo a trovare la regolamentazione domestica della coltivazione, noi già abbiamo fatto un grandissimo passo avanti, ci saremmo allineati in qualche modo ad un fare civile, come ci dimostrano moltissimi altri paesi, dalla Spagna al Portogallo, all'Olanda, alla Danimarca, alla Repubblica Ceca e così via. Quindi non stiamo chiedendo la luna, la Global Commission ci sta supportando da questo punto di vista, le sentenze della Corte di Cassazione stanno cominciando a dire che alla fine Giovanardi non funziona, ma non posso essere io il Davide che scaglia la pietra contro Golia. Qui c'è bisogno di un Mazinga che prenda Godzilla per il collo e lo sderega, insomma. È un po' diverso il discorso. Bene, ragazzi, io vi auguro buon lavoro. Tutti i lavori e le informazioni dell'ASCIA sono su www.legalizziamolacanapa.org e chiaramente, sperando di vederci nel più breve tempo possibile, strillando. Grazie. Grazie, sì. Sì, io mi sono presa la responsabilità anche in questo caso di essere tra le fondatrici dell'ASCIA, lo rivendico e mi fa molto piacere di esserlo e penso che sia stata una cosa positiva. Rodolfo Viviani. Diciamo, sarei tentato, dopo l'intervento del nostro amico dell'ASCIA, che ha affrontato il problema da un punto di vista sociale, oltre che politico, però vorrei rispondere soprattutto alle domande che ci ha posto Claudia,
non si sente? Rispetto a questa convocazione, perché mi piace diciamo fare un impegno politico in delle organizzazioni che comunque abbiano la possibilità di essere agibili e quindi comunque ci sia una tutela per chi esercita appunto queste attività. E quindi diciamo, io mi sono iscritto quest'anno, non conoscevo nemmeno la storia di questa associazione e mi rendo conto ad esempio che adesso siamo qui, che non c'è una presidenza, cioè ci sta una monarchia assoluta di Claudia Stenzi, che praticamente però lei c'era la detta, gli faccio praticamente tutto da solo, gli ho spiegato quello che faccio, invece. Ho chiesto se qualcuno voleva venire alla presidenza con me. Esattamente, no, voglio dire, però e quindi poi magari una proposta che mi può venire in mente così ascoltando il dibattito, quella comunque oggi di votare un documento, che comunque ci sono degli iscritti e nel quale comunque si dà mandato di compilare uno statuto da portare poi alla futura assemblea per l'approvazione. Cioè, se si decide di andare avanti è indispensabile strutturare la cosa e quindi all'interno dello statuto, nella fase preparatoria dello statuto, avviene anche un dibattito sulla missione dell'associazione, perché non è vero che mancano le associazioni antiproibizioniste, anzi ce ne sta una per quartiere praticamente, per quello che io posso vedere sia a livello nazionale che a livello internazionale. Secondo me quello che manca è una forza che è capace di mettere insieme e di riuscire a dare poi dei sbocchi politici a questa lotta. E penso che, insomma, tutto questo ci sta, noi ce l'avremmo uno strumento che ci può dare la forza di cambiare la legge proibizionista, che come ci ricorda Marco è praticamente il fascismo, insomma, abbattere il proibizionismo sarebbe appunto una conquista come quella dell'abolizione della pena di morte o altre cose che noi abbiamo pensato. E quindi per me lo strumento che abbiamo è il Partito Radicale. Quindi non so, io comunque cioè questa associazione con le forze che ha può darsi degli obiettivi limitati. Noi nemmeno come Movimento dei Radicali Italiani credo che in questo momento saremmo in grado di organizzare una raccolta firme per il referendum. Quindi ecco, quindi io penso che noi possiamo comunque, visto anche l'offerta di Marco Marchesi, alcune carenze, alcune cose proposte che ci ha fatto Claudia, si può provare a lavorare, se c'è la voglia di farlo. Ovviamente io spero, diciamo, credo che sia indispensabile pensare a uno statuto, a una missione e una cosa con degli obiettivi che possiamo raggiungere. Comunque, per quanto mi riguarda, appunto, le lotte di Marco Pannella, cioè noi abbiamo avuto una fase in cui in Italia eravamo riusciti a conquistare la legge più legge migliore, diciamo, rispetto al proibizionismo, rispetto alle droghe. Noi invece penso che abbiamo la legge peggiore di tutta Europa. Quindi questo è chiaramente un grande problema sociale, come conosciamo. Quindi direi, io so com'è difficile, insomma, avere le responsabilità in associazione, pure a Napoli, non riusciamo a fare quell'upgrade che ci potrebbe consentire di fare veramente una crescita. Quindi l'impegno che sto dando là è grosso, non mi posso candidare a nulla, però sicuramente in una fase di, cioè, voglio dire, sento questa esigenza. Uno strumento cioè può essere utile candidarsi, darsi uno strumento nuovo e dargli una forma. Credo che il lavoro che ha fatto Claudia di dialogare con tutte queste forze che sono sul territorio è importante, perché comunque poi questi movimenti di qualsiasi tipo, chi vuole coltivare una pianta, chi però se la vuole coltivare sul balcone, chi non sa coltivare e quindi se la vuole comprare, cioè continuo a lavorare in un modo, è un casino. Certo. No, allora praticamente ci deve essere
Qua noi possiamo essere, ci possiamo dare una missione, ce la troviamo insieme, però per quanto mi riguarda lo strumento che noi abbiamo, il partito, e attraverso il Partito Radicale, attraverso la Lega degli Italiani, possiamo cercare di vincere questa lotta. E quindi, insomma, l'ADA deve essere anche uno strumento a favore, insomma, per portare nuova gente che magari comunque sente un problema sociale di qualsiasi genere, però a capire che comunque poi c'è il Partito Radicale, che è un partito, insomma, che queste battaglie può vincere completamente. Sì. Grazie. Grazie a te, Roberto. Esiste, comunque ti do una bella risposta, esiste uno statuto, non è che non esista. Esiste, quando l'ho messo in votazione era disponibile in copia per tutti, cioè esiste, è online, lo posso rimandare a tutti ulteriormente. E nello statuto io mi posi il problema se chiedere l'adesione, scusami, finisco subito, se chiedere l'adesione al Radicale Italiano, se chiedere, io volevo chiedere l'adesione al Partito Radicale, infatti. Poi io lo statuto lo sottoposi prima di portarlo al consiglio di qualche dirigente nostro, e alla fine venne fuori sostiene, perché dice ancora non si sa il Partito Radicale Transnazionale come si configurerà. Molto presto arriveremo, questo mi fu detto nel 2008, molto presto verrà ristrutturato e quindi aspetta, perché magari ci saranno forme diverse di adesione, eccetera. Per cui nello statuto mi sembra di ricordare, non esattamente, ma insomma c'è la formulazione per cui sostiene e partecipa alle lotte o comunque si riconosce ed è in qualche maniera in coordinamento. Filippo Bona. Si sente. Anch'io non mi sono preparato niente. E vado a braccio, come dice Giancarlo, ringrazio intanto Claudia di questa possibilità. Io sono Filippo Vona e amministro una comunità di coltivatori, l'unica comunità di coltivatori italiana, circa 5.000 iscritti, di cui 1.000 a settimana sempre presenti, insomma, che si girano. Oltre a scrivere sulle riviste di settore, essere, diciamo, uno degli esercenti dei famigerati Grow Shop, Smart Shop, tanto vituperati e tanto perseguiti in questi ultimi tempi. Non dico queste cose per arrogarmi il diritto di essere rappresentante e anche, insomma, cofondatore dell'Asce insieme a Giancarlo, non per essere rappresentante di arrogarmi il diritto di essere rappresentante di queste persone, ma sicuramente come portavoce di un malcontento forse riduttivo, di una persecuzione vera e propria che adesso, se mi date qualche minuto, brevissimo tempo, vi racconterò. Dal 2008 ad oggi, chi vi parla è stato vittima di perquisizioni non solo corporali, ma anche a casa, diciamo così, nell'intimità di casa domestica, perché per l'articolo 82, ovvero istigazione all'uso di droga. Ora c'era chi faceva riferimento, se non mi sbaglio Giancarlo, lui, alla guerra che stanno facendo, no, questa è una vera e propria persecuzione. Ci sono state delle indagini che le forze usate sono dal Dipartimento Politica Antidroga, i mezzi economici usati dal DPA sono assolutamente, come dire, sproporzionati rispetto a quello che, diciamo così, c'è stata una vera e propria caccia alle streghe, cioè ci hanno preso come forse, ecco, il male assoluto, ci hanno definito spacciatori autorizzati, cioè non si è mai visto che per dei semi, il settore merceologico, che in vigore alla luce della 412 è legalissimo vendere, non si è mai visto come è possibile, se tu mi vieti di vendere un settore merceologico è dubbio, non si capisce perché mi devi venire a perquisire a casa, nel senso che è come se vietano i conservanti del prosciutto e allora mi devi, a un certo punto io vendo il prosciutto e mi vieni a perquisire a casa, mi vieni a fare perquisizioni corporali. Ora, posso raccontare di persone svegliate alle 5-6 di mattina nell'intimità di casa domestica perché 2 anni prima avevano comprato online
un concime o una lampada da coltivazione, non semi, equipaggiamenti. Ci sono una serie di testimonianze, posso anche dire circa, forse ne avremo raccolte tra tutti i siti, forse un migliaio, di persone che comprando, ripeto, una semplice lampada da coltivazione, un nutrimento, anche una busta di semi, in rispetto della 412, legge sulle droghe, che permette, che dice che l'uso, che la vendita dei semi è legale, perché il seme, come ovvio, droga non è, si sono visti nell'intimità di casa domestica alle 5 di mattina con i bambini che strillavano e piangevano, nonne che sull'orlo di un infarto, perché insomma sappiamo tutti i metodi delle forze dell'ordine, si sono visti, ecco, insomma, ora veramente c'è stata un'azione, non si è detto da nessuna parte, questo non lo sa nessuno, queste storie viaggiano solamente sui forum, ragazzi, sulle associazioni, sui forum e sui blog, ecco, perché non sa nessuno che questa è una cosa anticostituzionale, ragazzi. Cioè, vietano, la legge 412, ripeto, la legge 412 ci permette di vendere i semi. E il DPA ha fatto un'operazione del 2008 con 100 perquisizioni contemporanee, un'azione contemporanea da Trieste alla Sicilia, con 100 perquisizioni all'unisono alle 6 di mattina. Mi spiegate voi che siete più gli addetti ai lavori quanto potrebbero aver speso queste persone per fare un'operazione del genere? Io sono detentore di 3 indagini per articolo 82, 3 indagini ancora non giudicate, ma ci sono persone che ne hanno addirittura 4-5. Questo è un dispiegamento di mezzi e di forze e di denaro che è nettamente sproporzionato. Scusate. Ora ditemi voi se cioè la situazione è molto più grave di come la fate, la repressione è molto più grave, perché queste cose non si sanno, non vengono dette, non viene detto che, vabbè, non voglio ricorrere ai casi più gravi, Cucchi, Bianzino, eccetera, ma grazie a questi siti si riesce ad arrivare capillarmente in tutti i paesini, in tutte le cittadine, eccetera, ai giovani. Cioè, ragazzi, un giovane di 18 anni che viene massacrato di botte perché c'ha 3 canne in tasca, lo viene a raccontare su questi siti. Allora, ecco, voglio arrivare, ecco, a detto questo sul danno che è stato fatto persecutorio verso non solo i coltivatori, ragazzi, perché ormai, vedete, la strategia di Giovannardi e di Serpelloni è molto semplice: far vedere che questi grow shop sono frequentati dai ragazzini di 18 anni. Poi manda, scrivi un libro che la marijuana fa impazzire, assolutamente antiscientifico, smentito da tutte quante le commissioni scientifiche più importanti, non voglio arrivare a Kofi Annan, che cosa ha detto, ci arriverò dopo, però i più grandi neurologi, scienziati, delle più grandi università californiane smentiscono da me. Allora, che cosa è semplice la strategia, no? Perché tu scrivi un libro che la marijuana fa impazzire, che dà dipendenze, eccetera, poi dici che questi negozi sono frequentati da 18-19 anni. Ebbene, io vi invito a venire un giorno da noi a vedere che architetti, cassieri di banca, impiegati, medici, giornalisti, psichiatri dei gemelli, questa è l'utenza che viene frequentata e che compra, sì, anche 3 semini, 5 semini per avere la propria coltivazione domestica. Non stiamo qui a pubblicizzare la coltivazione, stiamo dicendo che tipo di repressione è stata fatta. Allora, da qui arrivo a non una piccola provocazione, però, ma al motivo per cui siamo qua. Qui c'è un'associazione che cerca, dice, lui ha detto prima, l'antiproibizionismo oggi è praticamente non morto, ma ha usato parole tipo disgregato, disunito, non so, se non mi ricordo, o comunque sia non c'è. Io metterei l'accento più sulla parola antiproibizionismo, che oggi forse è abbastanza vituperata e non si capisce bene che cosa più voglia dire, perché nessuno di noi credo che voglia l'eroina libera, o comunque una parte di noi, quelli per cui io mi faccio portavoce, di sicuro no. Ma ragazzi, qui si sta trattando il fumatore, il consumatore, chi ha deciso di curarsi l'ansia, non voglio arrivare alle patologie gravi, ma di curarsi l'ansia, senza voglio dire correre nei psicofarmaci. Si sta facendo una guerra a queste persone
a tutto spiano, non viene, non è detta da nessuno, non è raccontata da nessuna parte perché non ci danno voce. Ci sono queste riviste di settore, ci sono i blog. È stato calcolato dal 2009 a oggi che sono state vendute, non presso i nostri negozi, ma in tutti i 140 esercizi commerciali, circa 1,5 milioni di lampade. Cosa significa questo? Salto un po' di palo in frasca, però tornando a... Perché si sono accaniti così tanto? Lui diceva... scusa Giancia, chiudi quel telefono che forse è il mio. Allora, cosa c'è in tasca? Chiedo scusa, di non averlo speso. Tutto. Ok, grazie. Per il motivo... Allora, 4 milioni di lampade, lui faceva riferimento a quanto la droga, quanto frutta le narcomafie. Io andrei più sul particolare, quanto frutta l'oro verde alle narcomafie. Cioè, un dispiegamento di forze, di mezzi, così tanto, verso... ma ragazzi, guardate, veramente noi siamo tipo 140 indagati con 3-4 indagini in una, ma quanti soldi sono? Cosa vuol dire questo? Che forse fa proprio vuole, non forse, è ovvio. Che ci sono le farmaceutiche dietro che perdono soldi, se chi si fuma la marijuana non compra le N o il Minas, perdono soldi. Questo lo sappiamo tutti. Ci sono le narcomafie, lui diceva il 30% della cocaina. Io credo che la marijuana in Italia abbia superato nettamente, non tanto la quantità di soldi che muove, ma sicuramente dei consumatori. Quindi c'è solo questa di spiegazione. Allora voglio arrivare al punto e poi concludo perché non voglio assolutamente... E prendermi più spazio. E mi sembra che ci sia un esercito di persone, guardate ragazzi, venite sui nostri blog, leggete le testimonianze, leggete la rabbia degli esercenti, dei consumatori, cioè, come se ci fosse, mi sembra che c'è un esercito di persone agguerritissimo, pronto a tutto. Claudia parlava, facciamo le azioni, facciamo le disobbedienze civile, ma qui c'è gente che non vede l'ora, cioè, ma non i bischelli fattoni, rasta che si fanno le canne, ragazzi, cioè, il momento è assolutamente eterogeneo. Qui c'è veramente una serie, una rivolta popolare che è come se non ha questa rivolta popolare, questo esercito non ha dei coordinatori, non voglio dire dei capi, perché io sono portavoce di questo malcontento, non voglio dire dei capi perché sembra che, ma c'è un esercito che disperatamente chiede che sia fatto qualche cosa. Cioè, io vedo questi tra virgolette capi, i grandi radicali, gli antiproibizionisti di una volta, eccetera, il CEL, ci sono tanti movimenti disgregati. Lasciamo perdere poi la lotta tra, perché dobbiamo stare pure attenti alla lotta tra di noi, anzi è quella che ci ha mandato, come dice lui, nello sfacelo per quanto riguarda le politiche antiproibizioniste, per quanto riguarda i risultati che siamo andati completamente a picco. Perché? Perché la disunione tra questi movimenti, perché non c'è coesione. La coesione c'è perché, ragazzi, come noi facciamo i raduni con i bloggers, come noi facciamo le cannabis cup, ragazzi, sapete che c'è una esiste una competizione, come in Olanda, a 7 km dal Vaticano. Quindi c'è, che viene fatta, e Claudio è venuto al Forte Prenestino, che noi organizziamo, e che ha avuto 7.600 paganti al concerto finale, ragazzi. E lì si celebrava le virtù di questa pianta. Ora, non volevo tornare a pubblicizzare, lo sappiamo tutti, insomma, quello che fa, cosa cura, eccetera, non è una cosa sulla camera. C'è un esercito senza una guida, senza persone, che è pronto a tutto, ma non è pronto a tutto perché? Perché sta subendo delle angherie che voi neanche sapete. Quindi finisco dicendo, Claudia, ricordando una battuta di Moretti, Claudia, Rita, Marco, Emma, fate, dite qualcosa di antiproibizionista. Grazie, Filippo. Sì, volevo risponderti sul fatto
delle altre droghe, siccome qui siamo in ambito proprio invece antiproibizionista, diciamo, cioè, a tutto tondo, io ho rivendicato la scelta di occuparmi principalmente negli ultimi mesi di legalizzazione della coltivazione domestica di canapa. Però neanche io posso dimenticare che in Italia abbiamo 500 morti l'anno all'eroina e che in altri paesi sono state tentate altre politiche, anche lì, che vanno in altre direzioni, che considerano la tossicodipendenza dall'eroina in altro modo, per cui per esempio in Svizzera o per esempio in Portogallo c'è stato comunque un calo considerevole anche della criminalità correlata, ma soprattutto delle morti. Per cui perché si debba in Italia ancora oggi avere 500 persone ogni anno morte di eroina, che è una diretta conseguenza non dell'eroina, ma del proibizionismo che poi toglie responsabilità all'uso, per cui si va all'abuso, si va alle nuove droghe. Io leggevo un'attualità in cui ci sono i ragazzi inglesi si sballano con i dischetti imbevuti di solvente per le unghie. Cioè, se si leva informazione, responsabilità e assunzione di responsabilità individuale attraverso il proibizionismo, poi si arriva anche a dei fenomeni veramente incontrollabili e che poi vanno in direzione completamente opposta al consumo consapevole. Per cui per quello anche diciamo che l'antiproibizionismo radicale non soltanto della canapa si occupa, anche se io ho scelto proprio di seguire maggiormente questo tipo, perché l'ho spiegato prima, insomma. Però io invece sulle possibili droghe pesanti ho la stessa posizione, diciamo, che sulla canapa, nel senso che l'uso è una cosa ed è liberamente ammessa, ciascuno per se stesso è responsabile, mentre l'abuso e la dipendenza sono malattie che vanno curate nei posti apposta e non certo in carcere. Grazie. Aggiungevo, scusa, mi ero scordato di dire, tutti hanno letto le dichiarazioni di Kofi Annan dell'ONU. Non volevo crederci quando ho letto l'editoriale della Repubblica, e dopodiché pensavo di essere su Scherzi a parte quando ho letto la prima pagina del Sole 24 Ore. Quel sondaggio, riallacciandosi al fatto di, perché lì chiedeva, siete favorevoli alla legalizzazione di tutte le droghe, insomma, al cambio di rotta totale, c'era scritto questo sul sondaggio. Una cosa incredibile, io non pensavo che, ma cioè, spiegatemi voi, l'utenza, gli azionisti sono favorevoli al 69% per la legalizzazione, per il cambio di rotta. Questo sondaggio diceva questo. Dopodiché ho detto, vabbè, allora possiamo anche andare a casa, quando ho letto sul sito di Flea, quel giornalista che ha detto, che sconfessava fondamentalmente la fine Giovanardi, perché diceva no. Bisogna cambiare rotta, bisogna dare retta all'ONU. Quindi, ragazzi, se non ora, ditemi voi quando cavalcare quest'onda, non lo so. Grazie. Ok, grazie a te. Gabriele Di Battista, e così continuiamo anche sul Global Commission. Molto brevemente, solo per illustrare alcuni dei punti principali che affronta questa relazione della Commissione globale sulla politica delle droghe, che è formata da 19 commissari, politici, dirigenti, organizzazioni internazionali, attivisti per i diritti umani. Ve ne cito soltanto alcuni per dare un po' un'idea. Appunto, ci sono famosi ex presidenti che sono César Gaviria, che è l'ex presidente della Colombia, Ernesto Zedillo, che è l'ex presidente del Messico, Fernando Henrique Cardoso, che è ex presidente del Brasile, che è anche alla presidenza della Commissione, Papa Andreou, che è primo ministro della Grecia, Kofi Annan, che è l'ex segretario generale delle Nazioni Unite, ma ci sono veramente personalità, c'è Paul Volcker, che è l'ex direttore, presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, abbiamo ex ministri degli affari esteri della Norvegia, ex presidente della Svizzera e ministro degli affari interni. Quindi è un collegio di esperti che ha ritenuto opportuno dare una svolta a quello che è il dibattito politico sul proibizionismo versus antiproibizionismo, che in realtà non c'è, perché loro partono dal presupposto che c'è un tabù su questo dibattito, partendo da una serie di dati. Per esempio, il primo che
Il primo dato che compare in questa relazione è che dal 98 al 2008, soltanto nell'ultimo decennio, per esempio l'incremento del consumo di oppiacei nel mondo è cresciuto del 34,5%, passando da 19,9 milioni di consumatori a 17,35. Della cocaina vi è stato un aumento del 27%, da 13 milioni a 17, e della cannabis da 147 a 160 milioni, dell'8,5%. Quindi già si percepisce un secondo dato, che è: nella cannabis l'incremento c'è stato, però sensibilmente inferiore a quello di altri tipi di droghe. Quindi questo già un'altra riflessione che si può fare, proprio legato al discorso che si incentrava più, diciamo, sulla cannabis e sulla coltivazione. Il documento si articola in 4 principi e poi 11 raccomandazioni. Vado veloce, in modo che poi su questa relazione, perché sul sito è disponibile in inglese e in spagnolo, e sono 24 pagine, la stavo traducendo, quindi a breve l'avrò tradotta in italiano completamente, poi cerchiamo di metterla sul sito, di rispondere il più possibile, in modo che chi vuole se la può leggere, perché è molto, diciamo, è una svolta sotto molti punti di vista. Il primo dei principi che viene elencato è che le politiche sulla droga devono essere basate su solide prove scientifiche ed empiriche. Il primo obiettivo dovrebbe essere quello della riduzione dei danni alla salute, alla sicurezza e al benessere degli individui e della società, che era, a ben vedere, il principio dal quale era partita teoricamente la Convenzione del 61 sugli stupefacenti, perché diciamo, l'obiettivo principale era quello di ridurre i danni alle persone e alla società. Si è visto poi che cosa è successo. Secondo principio, le politiche della droga dovrebbero essere basate su diritti umani e principi di pubblica sanità. Si deve porre fine alla stigmatizzazione e alla marginalizzazione delle persone che usano droghe e di quelli coinvolti nelle fasce basse della coltivazione, cioè del mercato, quindi della coltivazione, della produzione e della distribuzione, che, come sappiamo, in realtà quelli che molto spesso vengono perseguitati non sono tanto i grandi, perché da una parte c'è la guerra alle droghe e ai cartelli della droga, ma poi anche ai piccoli spacciatori e ai piccoli coltivatori, che in realtà, questo anche il documento lo mette in evidenza, spesso, essendo molto spesso loro stessi dipendenti dalle droghe, oppure comunque soggetti a ricatti, a violenze sia fisiche che morali, in realtà si trovano coinvolti in un mercato loro malgrado. Poi ulteriormente, diciamo, oltre ai problemi che possono già avere, poi appunto subiscono le persecuzioni che ben conosciamo. Il terzo principio è lo sviluppo e l'implementazione delle politiche della droga dovrebbe essere una responsabilità condivisa nella comunità globale, ma si dovrebbe anche tener conto delle condizioni politiche, sociali e culturali diverse per ogni paese. Tant'è che poi, appunto, sappiamo che alcuni paesi, di fronte a dei dati evidenti su quali erano gli effetti di una determinata politica, hanno fatto scelte, per fortuna, un po' meno ottuse, diciamo. Il quarto principio le politiche della droga dovrebbero essere perseguite in modo vasto, coinvolgendo le famiglie, le scuole, i sistemi nazionali di sanità, la civiltà sociale, in collaborazione con le forze dell'ordine, con agenzie governative e con altre agenzie governamentali rilevanti. Ora, nella prima parte del documento si mettono in evidenza, diciamo, ci sono alcuni dati con dei grafici che sono assolutamente molto eloquenti, perché per esempio ci sono tre grafici che illustrano la percentuale di infetti da malattie trasmissibili col sangue, quindi principalmente l'HIV, in paesi che hanno in modo consistente implementato
politiche di riduzione del danno, in paesi che hanno ridotto parzialmente e che hanno implementato parzialmente politiche di riduzione del danno, e paesi invece che hanno totalmente negato qualsiasi politica che mirasse alla riduzione del danno e che quindi hanno aumentato in realtà il pugno di ferro sulla droga. Nel primo gruppo di paesi, che è quelli che in un primo momento diciamo, che sono stati i primi ad implementare queste politiche di riduzione del danno, la percentuale di HIV tra le persone che iniettano droghe non supera il 5%, per cui per esempio la Svizzera e l'Australia stanno sotto il 2,5%, la Germania un po' sopra e anche il Regno Unito. Paesi che hanno tardato nell'implementare queste politiche di riduzione del danno hanno percentuali che vanno dal 10 al 15% e paesi, questi sono per esempio gli Stati Uniti, il Portogallo, la Malesia e la Francia, i paesi che invece non hanno assolutamente implementato nessun tipo di politica di riduzione del danno hanno percentuali che vanno dal 35 al 40 e più per cento. Questo per quanto riguarda nello specifico le droghe cosiddette pesanti. Quindi già questo, e sono dati questi delle Nazioni Unite, quindi abbastanza... Sì. Diciamo, l'aspetto importante di questo documento è che mette in evidenza alcune affermazioni che potrebbero sembrare banali e scontate, che però soprattutto per il caso italiano in realtà non lo sono. Perché una delle cose che andiamo dicendo, che il partito radicale, la classe radicale va dicendo da qualche anno a questa parte, sono confermate in questo documento quasi en passant, diciamo, per cui il tossicodipendente non può essere curato, non può essere messo in carcere, ma deve essere curato, o dovrebbe essere curato. Il proibizionismo non ha fatto altro che implementare il mercato nero delle droghe, appunto fornendo fondi ingentissimi a queste organizzazioni violente. E si mette soprattutto l'accento sul fatto che con la scusa che le politiche della droga nei singoli paesi non dovessero comunque intaccare le convenzioni internazionali che sono state stipulate, si stigmatizza un po' il fatto che singoli paesi si sono trovati o costretti oppure limitati nella loro magari volontà di cambiare nei loro ambiti nazionali le politiche sulla droga. Quindi si fa il caso per esempio della Bolivia, che aveva presentato un emendamento alla Convenzione del 61 per regolamentare in modo diverso l'uso della foglia di coca, e che ha trovato poi ferma posizione da parte degli Stati Uniti e da paesi che si sono accodati. Dopo questa serie di principi vengono appunto le raccomandazioni, la prima delle quali è rompere il tabù, che diciamo va benissimo. Il problema è che in Italia il tabù si somma alla censura, che sia censura o che sia autocensura, perché se in altri paesi magari c'è il tabù perché i politici si sentono un po' scomodi a parlarne, qua proprio non si vuole che non se ne parli. Quindi è bene, infatti per quello mi è venuta l'idea di tradurlo, perché è bene anche confrontare qual è la situazione a livello del dibattito a livello internazionale, invece qual è la situazione italiana, che come in tantissimi altri casi siamo sempre un po' indietro di tutti gli altri. La seconda raccomandazione è rimpiazzare la criminalizzazione e la punizione delle persone che usano droghe, e invece per offrire trattamenti sanitari e servizi sanitari a coloro che ne sono in necessità. La terza è incoraggiare sperimentazione da parte dei governi di modelli di regolamentazione legale delle droghe. Che dovrebbero essere precipuamente indirizzati alla riduzione del potere delle organizzazioni criminali che sfruttano il mercato delle droghe e che quindi mettono a repentaglio la sicurezza e la salute dei cittadini.
La quarta è stabilire altre misure, altre misurazioni della, dell'impatto delle droghe sul, con il loro uso sul, sulle, sulle persone, perché un'altra cosa che è molto stigmatizzata nel documento è che le classificazioni, soprattutto quelle delle Nazioni Unite, in realtà sono falsate da, sotto molti punti di vista, per cui per esempio qui si cita un gruppo di scienziati, un gruppo indipendente di scienziati che ha rivisto la pericolosità delle sostanze confrontandole con quelle che sono le tabelle attuali delle Nazioni Unite, e è saltato fuori per esempio che al primo posto c'è per pericolosità c'è l'eroina, al secondo la cocaina, al terzo i barbiturati, che già per esempio i barbiturati nel tabella delle Nazioni Unite sono considerate come a basso rischio, e questa commissione di scienziati invece la pone al terzo posto. L'alcol al quarto posto, che come sappiamo non è soggetto a nessun tipo di regolamentazione, di diciamo, proibizionismo, benché no, crei molti danni, specialmente confrontando molte altre sostanze. La chetamina al quinto posto, stessa cosa, non è presente nelle tabelle delle Nazioni Unite, e via dicendo. Quindi e questo si cita soltanto questo, ma come il più recente, ce ne saranno sicuramente tantissimi altri. Per ritornare alle raccomandazioni, sfidare invece di rinforzare le pregiudizi, pregiudizi sul mercato delle droghe, sull'uso delle droghe e sulla dipendenza delle droghe, che è il discorso che anche Claudio giustamente enfatizza quanto ogni volta che può, che è la distinzione tra il consumatore, tra la tossicodipendenza, tra il consumatore a rischio, il consumatore consapevole e via dicendo. La sesta raccomandazione è di focalizzare gli interventi sulle organizzazioni criminali e sui trafficanti di droga a livello internazionale. La settima, proporre alternative, sentenze alternative per piccoli spacciatori e comunque persone coinvolte nelle fasce basse del mercato. Il documento poi il discorso di fondo è che gli investimenti, si parte dal presupposto che gli investimenti sono stati focalizzati non sulla veramente sul migliorare le condizioni sanitarie delle singole persone o della società, ma diciamo il successo si è basato sul numero di arresti, sul numero di sequestri, sul numero sulla quantità di sostanze stupefacenti sequestrate, e non invece sull'effettivo guadagno che c'è stato dal punto di vista della salute dei cittadini e delle persone che fanno uso di droga. Diciamo, per non dilungarmi troppo, perché per non diventare noioso, appunto a breve, giorni, conto di tradurre questo documento interamente in italiano, in modo da leggerselo e anche da pensare insieme a, perché è un ottimo punto di partenza, proprio perché fa delle affermazioni molto chiare su quali sono su qual è l'inefficienza dell'attuale regime di proibizionismo, perché appunto non solo si sprecano risorse nel mirare le persone sbagliate, ma se da una parte c'è la guerra alle droghe, perché la cosa diciamo curiosa è che la relazione, la copertina è guerra alle droghe e guerra sbarrato, no? Perché da una parte c'è la guerra alle droghe, che è quella, appunto, non è un caso che proprio quei paesi sudamericani, quegli ex presidenti di quei paesi sudamericani sono membri di questa commissione, perché ci sono alcuni paesi che hanno dovuto veramente fare una guerra ai cartelli
alle grandi organizzazioni criminali, se da una parte c'è quella guerra, da una parte c'è anche la repressione, perché la guerra presuppone che ci siano due eserciti contrapposti, però nella repressione dei consumatori di cannabis, per esempio, non c'è un esercito che risponde alla repressione dello Stato, quindi è una vera e propria persecuzione. Quindi il problema è che appunto questo documento, soprattutto qua, è passato un po' in sordina, ho dato un'occhiata un po' alle pagine di giornali internazionali, se n'è andato risalto sicuramente maggiore che qua. Il problema è che, come dicevo prima, al tabù che ci può essere in altri paesi, qua si somma la censura. Quindi da questo tipo di documenti bisogna partire anche per confrontarli con altri, perché non c'è solo questo, ci sono altri che hanno sfumature diverse, che hanno comunque una delle linee di fondo, almeno negli ultimi anni, nelle ricerche su questo campo, è che il principio fondamentale che si propugna sempre è quello di basarsi su dati scientifici certi e appurati, e per fortuna non mancano. Quindi, come avete detto, questo cerchiamo di pubblicare questo documento al più presto, in modo da poter cominciare a ragionare sopra su qual è su come impostare la battaglia a partire da questo, perché è un punto di partenza e non un punto di arrivo, diciamo. Perché, se non sbaglio, il primo grande documento di livello internazionale, certo, che fa un determinato tipo di affermazioni. Sì. E appunto non è un caso che ci siano queste personalità che affermano che fanno queste affermazioni. Quindi c'è da ragionare su quello. Grazie. Grazie, Gabriele. Grazie Gabriele, sì, in realtà quello che mi è sembrato dalla lettura abbastanza superficiale che io gli ho dato, il discorso anche di fondo un po' che loro portano avanti, è un discorso veramente che è quello proprio lapalissiano, cioè che in realtà la proibizione poi genera un aumento del consumo, un aumento del prezzo e uno scadimento poi delle conseguenze secondarie. Per cui direi che di fondo poi questo, che infatti Giovanardi si è proprio scagliato contro questo principio, ribadendo ancora una volta, perché lui sempre mette sotto nei suoi discorsi, magari non esplicitato in maniera chiara, però questo discorso di fondo, che secondo lui se si libera immediatamente il consumo schizzerebbe alle stelle, che è un po' il discorso che ci facevano ai tempi dell'aborto, no? Se si dà la libertà, la legalizzazione dell'aborto, tutte le donne andranno abortive, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che non è vero, che la proibizione genera invece un aumento del consumo e dei prezzi, è una realtà così evidente che a me sembra, d'altra parte Giovanardi dice che non si può dimostrare il contrario, cioè che l'antiproibizionismo farebbe diminuire il consumo. No, certamente non lo possiamo dimostrare perché non si è mai fatto, appunto, come dicevo prima, però la dimostrazione contraria l'abbiamo davanti agli occhi negli esempi storici e tanti. E lui dice anche, Giovanardi, dice, allora come mai ci sono tanti alcolizzati? Se è vero che legalizzare genera una diminuzione del consumo, come mai ci sono tanti alcolizzati? Ed è semplice, ce n'era molti di più intanto quando è stato durante il proibizionismo in America dell'alcol, ce n'era molti di più comunque, erano aumentati anche in quel caso. Ed è semplice nel senso che l'antiproibizionismo ha bisogno però veramente anche dell'informazione, per cui se te legalizzi la vendita dell'alcol e insieme non ci affianchi un'informazione decente, invece fai le pubblicità che si può usare come si vuole, la festa si accende, diventa più bello, cioè non dai un'informazione reale sulla differenza e fai capire che l'alcol può essere usato per passare una serata gradevolissima, come può essere usato per ritrovarsi a vomitare in terra alle 6 di mattina, cioè dipende da come uno poi lo usa, non è che sempre l'alcol accende la festa, a volte l'accende, a volte la spenge, dipende dalla tua reazione, da come stai in quel momento, da quanto ne assumi, da che tipo di alcol. Se non dai questa informazione è chiaro che poi continuano a rimanere anche tante persone che abusano o dipendono dall'alcol. Manuela Selber. Dopo me. Sì, c'è scritto ora. No, ancora no. Sì, c'è ancora, ma dopo però. Scusate, allora, io sono arrivata in ritardo, quindi non vi conosco, non so chi siete, però insomma immagino, poi ci scambieremo contatti, eccetera. Mi fa piacere che c'è Claudia, perché non la conosco, ho conosciuto adesso, che dei radicali, siamo nella sede radicale, quindi insomma i vecchi amori ritornano, e vi volevo semplicemente raccontare la mia esperienza di 22-23 anni fa.
Si parlava sempre di droga, no? Tanto per cambiare. Infatti i giornali, la droga, un bombardamento, questa droga, doveva cambiare la legge, dalla Iervolino Vassalli a quell'altra, insomma, tante cose. Si dovevano stringere di nuovo, la persecuzione doveva si faceva più stretta in quegli anni. Allora eravamo io e il mio compagno, all'epoca era l'88, e siamo in un campeggio, in un Dani, dentro un campeggio a Roma, ci divertivamo da matti, c'erano fattori da tutto il mondo che arrivavano, cioè, si stava proprio bene. però finisce la modica quantità. A un certo punto, quando è fatto la modica quantità, uno era più libero, cioè la modica quantità, era il giudice poi che stabiliva. Quindi a me non mi hanno mai beccato, per fortuna, però so di altri, insomma, se la cavavano, gente con etti, chili, se riusciva l'avvocato a stabilire la sua quantità, diventava una quantità per uso personale e finiva lì. E invece stava cambiando la legge, cioè stavano discutendo la nuova legge che è arrivata dopo la Iervolino Vassalli. Doveva arrivare la Iervolino Vassalli, esatto. Prima c'era la modica quantità, poi è arrivata la Iervolino Vassalli, tempi di Craxi. Allora stavamo in fibrillazione, io e il mio compagno, incazzati neri, perché uno non girava più il fumo. C'era Spurio, quello che chiamavamo Spurio, che era Roma, una cosa allucinante, era diossina pura, tu tiravi, ti bruciavi. Che sta succedendo? Manco non si trovava più niente. Poi, c'era questa stretta persecutoria, più o meno tra l'età mia, penso, se non ti ricorderai, Martelli in Kenya, di tutto. I giornali titolavano L'Espresso, la coca scorre a fiumi in Parlamento, Mastella. Questi erano, pareva che scoppiasse tutto, perché proprio dentro al Parlamento, la scopa, le cose, la Iotti ha detto, fuori tutti i giornalisti. Ha smorzato tutto, se no lì era fatta. La Iotti si è dovuta mettere in mezzo, parlando di destra e di sinistra, Manno Rosso, Val, tutti, pure i radicali che adesso andranno a dire. Però una cosa, io parlo, ok, posso parlare, posso dire tutto, ok. Tanto è la verità, è quello che è successo. Allora, questo stato di cose, eravamo molto nervosi, insomma, almeno noi, perché ci vedevamo che ricominciava la stretta, in più non si trovava più niente, a parte eroina, cosa, naturalmente a valanga, no? Ok. Allora sentiamo Pannella, in pieno agosto, dal televisore nella nostra ruottina, dice, legalizziamo. No, wow, che è successo? Sì, andiamo dai radicali. Poi siamo ansiosi di sentire il seguito. Sì, un romanzo, infatti ho scritto uno anche con un pezzettino ce l'ho messo. Va bene. Allora arriviamo ai radicali, la prima cosa incontriamo una signora bellissima, Silvia Bizzate, brizzolata, mora, un po' grigia, così, una splendida signora radical chic, come si dice, e fattona. E ci facciamo subito, ci rolliamo subito la prima cosa, siamo al Cora, quindi ci rolliamo, insomma, giustamente. Sì, va bene, tutto è a posto. Allora, prima cosa, autodenunciatevi. Noi rimaniamo, anonimi. Cioè, manco il nome abbiamo dato, la macchina lontana, quanto ci fidavamo, insomma. Cioè si insistenza sull'autodenunciarsi, a che pro non ho capito, si erano autodenunciati due ragazzi di Seveso che avevano fatto una piantagione di Maria provocatoriamente. Rolando Casigliani, sì. Non so cosa sono finiti carcerati, non so che è successo, insomma un macello. Quindi autodenunciatevi, cioè, scusate, ma non esiste, cioè non siamo arrivati da Montagna del Sapone per venirci qui a dire, no, ecco. Adesso è diverso, vedo che tutti, quindi insomma, pure su Facebook, no, Pian Marie, cose, ma chi se ne frega, ormai l'argine è rotto. Comunque è cominciata così e finita peggio, perché c'erano un po' di tutto lì a la tavolata del Cora, c'era Giancarlo Arnau che è morto, purtroppo, certo, che era una persona integerina. Però gli altri, c'era il solito mezzo tossico che
che dice no, perché io in quanto, e io perché spaccio, faccio, la bocca grande così, perché la polizia mi dà, ma te come fai a dartela la polizia? Cioè, cose, c'erano gli spioni, c'era di tutto, fino a quello dei servizi, sicuramente, che c'è pure venuto dietro dicendoci alla fine andate in Olanda, andate a Venezia, perché i giochi sono troppo grossi. Non ci siamo spaventati di nulla lì per lì, però senza dare nomi, indirizzi, niente, va bene. Grande incontro alle GIFE, c'è una riunione, un meeting, c'era Rutelli, Stanzani e tutti quanti, no? Messi in fila, Pannella non c'era, e c'è questa sala più grande di questa, insomma, piena di gente così. Allora, noi del coro là dietro, no? Quei quattro gatti, una decina insomma c'era, no? Dentamaro. No, non c'era. Non c'era. Beh, c'era un ragazzo. So di cosa parlo. Ecco. Tutti davanti, radical, le signore belle, radical chic, va bene. Noi dietro. Non va, vuol dire essere radicali, ma con i soldi. Cioè, e non c'è nulla di male, ma è il radical chic è intraprendere una via politica soft, che vada bene anche alla borghesia, perché nulla da dire, però non era gente che riconoscevo, voglio dire. Io faccio il mio discorso, arrivo col codice civile penale in mano, perché il nostro discorso è stato subito quello, io e del mio compagno. C'è la Costituzione italiana, ok, apriamo. Da dove deriva la Costituzione, i principi costituzionali? Dai diritti umani che sono stati stabiliti nel 47 a Norimberga, eccetera, eccetera, per evitare i crimini del mondo, eccetera. Ci sono dei principi, diritti umani, ok. Questi diritti umani vengono poi, le Costituzioni si fondano su questi principi umani, ok? Abbiamo il terzo articolo della nostra Costituzione, questo diritto che è anche un principio umano, che è il terzo principio classico, l'uguaglianza davanti alla legge, ok? Per tutti i cittadini. Ci siamo basati, lo leggiamo bene, e da lì si può evincere che se un consumatore di alcol, che posso essere io stessa, non vengo carcerata, perseguitata, non vengo nulla, ok? Me lo trovo al supermercato, è una sostanza chiaramente psicotropa, ok, mi fumo una canna, vengo carcerata o quant'altro, eccetera, eccetera. Magari io stessa, sono schizofrenica, a volte vado in galera, una volta no, cioè come si fa? Sempre sostanze che producono alterazioni alla mente sono, ok? E parliamo di tutto, psicofarmaci, eroina, giustamente, come diceva Claudia, le divisioni, come si lamentavano, non so, il ragazzo che parlava prima, le divisioni nascono proprio dal momento in cui tu dici, l'eroina sì, il fumo, oppure no, il fumo sì, noi lottiamo per la canapa. Qui si lotta, casomai, per i diritti individuali, umani, e soprattutto di uguaglianza davanti alla legge, perché tanto non la capiscono quella dei diritti umani. L'ho letto l'altro giorno, proprio da Serpelloni, da quell'area lì, antidroga. Diritti umani non esistono, no, umani. Il diritto individuale non esiste perché uno va a fare incidenti con le macchine, va, eccetera, eccetera. Quindi tu ledi la libertà degli altri, no? Quindi non parliamo di diritto individuale, che tanto non la capiscono. Parliamo di diritto davanti alla legge, un diritto di uguaglianza davanti alla legge, anche se c'è il crocifisso, che è tutto dire, insomma, uguaglianza, vabbè. Comunque la legge laica dice questo. Quindi quel periodo abbiamo portato, quel giorno stesso, ho portato il codice davanti al microfono e in 5 minuti gliel'ho detta questa cosa. Le signore davanti attonite, dietro applausi a scena aperta. Scusami, una domanda, questo meeting di chi era? Soltanto radicale o comprendeva anche altre forze? No, era solo radicale perché c'erano solo dei distanziani. Per capire meglio la tua esperienza, perché... Sì, era all'hotel Ergife ed era okay. Sull'argomento. Ah, poi avevano già stampato non so quanti 20.000 volantini con scritto contro la mafia, contro la droga. Ho detto cosa? Ho contestato contro la droga di che? Intanto non è droga, sono droghe. E da lì è cominciato che si chiamano droghe, perché all'epoca era solo droga, i radicali stessi, droga, no, droghe. Per cui c'è una varietà infinita di droghe sul pianeta, se le fanno pure gli animali,
se no le formiche che hanno degli acari che le mungono, l'orso che si va a mangiare la manita palloide, il fungo perché sbomba, pure nel balla con i lupi si vede, cioè 2000 specie animali classificate, già ti parlo 30 anni fa, un articolo di Arone, che si fanno, ok? Quindi noi siamo animali, pure noi, quindi anche a noi viene normale, è una cosa naturale, biologica. Nel latte materno ci sono, addirittura ci aiuta a produrre endorfine, perché ha una molecola che è tipo la benzodiazepina naturale. Cioè noi ci facciamo da sempre, ok? E sempre, anche quello che dice non mi fa, il caffè te lo fai, qualcosa, cioè alla fine, ecco, sono tutte sostanze. Allora questa distinzione a noi ci porta il massacro, perché nella distinzione che ci dividono, e avendo divisioni continue. Anche prima quando diceva appunto, ma l'eroina, io non sono per l'eroina libera, fatti i cazzi tuoi, scusi, non è personale, cioè nel senso che ognuno deve poter scegliere, non dico magari un minorenne, non so, volevano fare un limite, che poi anche lì è da vedere perché insomma è difficile pure lì, però informare, l'informazione dovuta, tutto quello che serve si deve fare, per carità, però non mettersi nella libertà dell'individuo, perché noi siamo soggetti, siamo persone, siamo esseri umani, abbiamo un corpo, ce l'abbiamo, ok? Dentro questo corpo, ma chi ci abita? C'erano anche giovanardi, serpelloni, chi ci abita? Erbolino, il crax, il coso, quello. Chi ci abita? Bush? No, ci abitiamo noi, basta, io sto qua dentro, Quindi poi praticamente da finire, adesso vi dico l'ultima cosetta che è una bella chicca, perché poi questo discorso ha ricevuto molti applausi e mi hanno costretto a vedere Pannella, no devi vedere Pannella, io no veramente non lo voglio far conoscere, non per Pannella, ma per non me lo far conoscere io, ho ancora paura, insomma non lo so. Poi è successo che ho conosciuto Pannella ed era un'altra riunione. Non mi ricordo dov'era, sempre un albergo, era una bella folta questa riunione, questo meeting, e nella pausa incontro Pannella e gli dico questa cosa, ma scusami, perché non si parla di diritto? Cioè si parla di tante cose, ho sentito tutti i discorsi, si parla di tante cose, ma non di diritto individuale, di diritto umano. E lui si è incazzato. E questo cioè, non è né una critica né niente, è andata così, si è incazzato, ha cominciato ad andare avanti e indietro, aggressivo, era due metri, e mi dice perché vieni a parlare a me di diritti, noi radicali, l'aborto, il divorzio, le cose, dico questo è matto, io ho pensato, lo so guardato così e dico donna Pompio, cioè ho avuto questa visione, dico, questa è una sola, questa. No, Bondio non era quello che si arrabbiava, comunque. No, ma non è che era il fatto che metteva tutte queste parole sopra per dire niente, per coprirmi. Okay. Al che sono andata a finire così, dove io ho detto, vabbè, mi sono ritirata e ho detto, vabbè, se è così la cosa, vedi un po' quello che può succedere. E lui non so come ha fatto a sentirmi, perché mi sovrastava. Che cosa mi veniva vicino? Cosa può succedere? Ma io ne so, io vedi te. Cioè, se tu esasperi così gli animi, anche tu che dovresti portare avanti i diritti, eccetera, eccetera, se stai in sola pure tu, allora qui non so come. È andata bene perché poi non è successo mai niente alla fine, né atti violenti né niente. Però insomma il rischio c'era. Addirittura no. No, l'incazzatura sai a volte. Io penso, non ha mai messo la mano addosso a nessuno. No, Pannella, non in quel senso. Dico, non parliamo del personaggio, adesso che ti ho colpito, ma è un vostro mito, tutto quanto. Però non sto parlando del personaggio. È un mito, ma so che non ha messo la mano addosso a nessuno, almeno in senso di lei. No, io parlo. Non Pannella, voraccia, no, ma per carità. Gli animi erano... No, gli animi potevano essere così esasperati che in Germania c'è stato uno sulla sedia a rotelle che ha sparato a chi? A un ministro, perché questo qua l'avevano carcerato, ricarcerato, eccetera, eccetera. Era così incazzato che gli ha sparato a sto ministro alle gambe. Ci siamo vicini anche ora.
Sì, ecco quello che ti sto dicendo. All'epoca c'era una tensione, capito? Quindi io ho detto, non so che poi succede. Adesso non lo so, come io sono abbastanza fuori, insomma, sono più vecchia, non è che vado... Però all'epoca, insomma, si era più giovani e si sentiva un'incazzatura. Però sempre, che il discorso è troppo lungo, quindi non mi devo fermare, fermami. Sì, ecco, perché ci sono i sensi di colpa nel fattone, no? Ma io non posso, c'è tutta una serie di cose che per quello che siamo tutti tranquilli alla fine, perché ci hanno messo, diciamo, sistemato, scatolato, capito? Con sensi di colpa, del tutto e del più. Comunque è andata una cosa però bella, è stata che lì a questo convegno becchiamo un magistrato, tale Bevere, non ricordo il nome, di Magistratura Democratica, che era presente al meeting, e gli abbiamo posto il quesito. Il terzo principio però potrebbe essere applicato come domanda alla Corte Europea, non italiana, eh. E lui ci ha detto, comunque, ci ha pensato sopra e ha detto il quesito è fondato, potrebbe essere posto come quesito. Dice, però certo, poi si potrebbe arrivare al punto di proibire anche l'alcol. E quindi siamo rimasti così, abbiamo fatto a ripensarci, e magari cioè, sarebbe una smossa di quelle. Cioè, applichiamo il terzo principio e dice, ma proibiamo l'alcol. Una sollevazione popolare, perché all'epoca l'hanno proibito l'alcol, per 3 giorni sono le partite, la gente era impazzita, non so se ve lo ricordate, c'erano i supermercati con tutti i lenzuoli bianchi, le carte bianche sopra gli alcolici, la gente non poteva comprare l'alcol per 2 o 3 giorni, impazziti, poi correndo della spesa, comprassi le birre 2 giorni prima. È una cosa, quindi, è una buffonata. Una vera buffonata, è una questione religiosa, perché il prete se lo vede a messa l'alcol, lo stregone deve farsi solo lui e gli altri no, cioè è una cosa antropologica. E chiudo, ho dato un po' di spunti, tutto lì, scusate. No, scusami te, anzi grazie di questo aneddoto, ma anche di questo richiamo ai principi, perché c'è perfettamente ragione, certo. Infatti una delle ultime cose che ho scritto direttamente a Seppelloni è, visto che di alcol ci sono 20.000 morti l'anno, di tabacco 80.000 morti l'anno, vietate la coltivazione della vite e del tabacco in Italia, perché allora a questo punto deve andare fino in fondo, visto che è soltanto a scopo di mero divertimento, oltretutto, quindi, come lui dice, sembra una cosa gravissima. E quindi, comunque grazie, visto che è una vecchia fiamma che ritorna, bisogna anche dimenticarsi il passato, cioè questo è successo, però noi siamo qua, torna, vieni, ne riparliamo, ne discutiamo, ci siamo, e fai anche, no? Perché non è che uno può dire agli altri fate, ma bisogna che anche in prima persona faccia. E io adesso ho altri 3 iscritti a parlare, farei comunque questi 3 iscritti a parlare e poi farei una pausa, che sono Fabrizio Tabani, Marco Belelli e Luca Bove. E Mario Stadevini anche allora interviene, e poi facciamo una pausa e magari si fa durante la pausa anche facciamo un piccolo documento poi da approvare in qualche modo. Fabrizio Tabani. Salve a tutti, grazie Claudia per avermi dato questa possibilità. Se ho pensato di partecipare oggi a questa assemblea è perché tempo fa ho iniziato tramite l'associazione Ascia o l'associazione antiproibizionista a risolvere quello che è un po' la situazione attuale di un percorso duraturo da anni. Sintetizzando, perché non si potrebbe arrivare a descriverne i dettagli senza riuscire magari a instaurare le giuste sinergie, posso attualmente dire che vivo una condizione sanitaria, quindi sono un paziente di sicura con la cannabis, quindi nell'ambito terapeutico. E soprattutto per quanto è in merito le legislazioni attuali della Fini Giovanardi, mi sembra di capire che la cannabis la
tra le varie, tra i vari veri e ragioni industriali, economiche, quanto più economiche, la vietano proprio perché suppongono che l'OMS dia dei danni alla salute. Questi danni della marijuana li descrivono nell'ambito psichiatrico. Questa situazione, insomma, non è proprio così veritiera, perché comunque esistono studi dei blog come PubMed, oppure come l'OMS in sé, blog medici, che affermano come ci sia una netta associazione tra gli interessi medici e l'influenza sulla politica. Questo determina che gli studi descrivano solo determinati aspetti della cannabis, che poi si ripercuotono negli interessi poi delle condizioni sociali, delle condizioni istituzionali. Allora, usciamo un po' da questo velo di disinformazione che c'è sulla cannabis in Italia, sono andato a spulciare quelli che sono gli studi medici nell'ambito psichiatrico in California, in Canada o nei paesi in cui non c'è una pressione psicologica del proibizionismo. E da autodidatta dal 2006-2007 ho iniziato a curarmi specificatamente con un minimo consumo di cannabis attraverso l'autoproduzione. E si è arrivati alla situazione attuale che per raggiungere una sanità mentale, quindi un equilibrio sociale, dovrei essere inserito in qualsiasi scenario sociale, però senza dover affermare di essere un consumatore, Questo perché nell'ambito delle ASL, nell'ambito delle strutture istituzionali sanitarie, affermare di essere un consumatore per la psichiatria determina essere dei fuorilegge o di essere squilibrati, avere degli squilibri psichiatrici. È sempre connesso alla situazione attuale che la disinformazione in Italia non permette invece di dare veritiere quegli studi che invece utilizzano la marijuana come effetti terapeutici sulla schizofrenia o come effetti antipsicologici o antidepressivi. E quindi dal 2007-2008 sto cercando un avvocato, perché tutti gli avvocati mi mandano prima dal civile al penale, poi dal penale al civile, i medici mi mandano gli avvocati mi mandano i medici, perché pur avendo dei benefici da questi trattamenti con la marijuana, non posso raggiungere la piena affermazione sociale, perché guarire significherebbe affermare che un paziente è psichiatrico e consumatore di cannabis. E quindi per questo mi danno 260 euro di invalidità che utilizzo lavorando nei blog a tempo pieno, nel volontariato con le associazioni. E allo stesso modo non si capisce come non mi riesco a dare un motivo come se l'ASL addirittura è informata, sa che la informo l'ASL che per l'autoproduzione riesco a supportare le bollette della SERP attraverso il sussidio della 104 dell'invalidità, non si riesce a sapere come mai se allo stesso modo il servizio psichiatrico determina che non c'è nessun tipo di pericolosità sociale individuale, perché se raggiunge un'autodeterminazione tale del paziente da non avere nessuna pericolosità sociale, non riesco a trarne un motivo del perché
annaffiare dei vasi nella propria privacy dovrebbe raggrupparsi nel penale. Questo sono sto cercando queste motivazioni proprio da un avvocato, cioè un primo avvocato civilista mi ha detto che non c'è, è un bug culturale, un altro avvocato mi ha detto che è un gap legislativo, e un altro avvocato mi ha detto che non sa come indicarmi una soluzione. Però cioè, la situazione attuale è che esco per la città, sono originario della provincia di Roma, e incontro persone senza l'invalidità, senza sanzioni psichiatriche, che hanno molti più problemi di me. Quindi cioè, io vorrei gratificare appieno la mia responsabilità sociale come cittadino, raggiungendo la sanità e l'equilibrio mentale, però vorrei riuscire anche a non essere discriminato, perché magari per la fine di giornata divietano l'autoproduzione per i danni sulla salute. E questo, il mio indirizzo email è safegreen@hotmail.it o fabriziocavanni@yahoo.com. Sono impegnato sia sul blog che con il volontariato, e vorrei risolvere questo enigma di far filtrare in Italia anche gli studi a favore degli effetti antipsicotici e antidepressivi della marijuana. Grazie della vostra Grazie a te, anche perché sollevi un aspetto importante, che è proprio quello dell'uso della cannabis proprio per i disturbi psichiatrici, che è proprio il contrario anche di quello che viene propagandato in questo momento dal Dipartimento Politica Antidroga, che ci dice che invece induce disturbi psicotici. Però ci sono molti studi in contrasto, per cui sarebbe comunque interessante andare a fondo della questione esaminando delle evidenze scientifiche e non soltanto esaminandone solo alcune, come fa il DPA. Marco Verelli. Non avevo previsto di intervenire, quindi sarò brevissimo, e inoltre alcuni degli argomenti che avrei potuto affrontare sono già stati affrontati prima da varie angolazioni. Vorrei collegarmi ad una parola, come si chiama? Manuela. Ad un intervento, per esempio, di Manuela, molto interessante. Si è concluso con la evocazione di un termine particolare. Tu hai parlato dell'utilizzo di certe sostanze da parte degli stregoni. Allora, io non userò questo termine stregone, perché è un termine palesemente dispregiativo. No, lei lo diceva in senso positivo, sono sicuro. Sì, d'accordo, ma quando viene utilizzato, non mi sto riferendo a te in particolare, quando viene utilizzato normalmente è inteso in senso dispregiativo. Non a caso è un termine che viene usato dagli appartenenti alla Chiesa Cattolica Romana in riferimento naturalmente ai loro concorrenti, cioè gli operatori dell'occulto. E quando io ho utilizzato il termine stregone polacco alcuni anni fa ad un Costanzo Show, mi riferivo appunto allo stregone polacco, e giorno dopo l'osservatore romano, ma il Popolo, l'allora organo della defunta Democrazia Cristiana, e l'Avvenire, l'organo dei vescovi, hanno attaccato duramente il programma e il fatto che Costanzo avesse permesso, in realtà non è che lui l'avesse permesso, lui non lo sapeva, l'ha subito, l'ha capito anche dopo, a chi mi stavo riferendo, insomma. Ma normalmente viene usato in termine dispregiativo. Quando la Chiesa di Roma e tutti i partiti stregoneschi, cioè tutti i partiti che sono collegati appunto allo stregone, in questo caso lo stregone alemanno, utilizzano questo termine per stigmatizzare
gli avversari, per demonizzarli, per metterli in cattiva luce. Quindi potremmo usare altri termini. Ed è importante, io credo, ricordare che le sostanze che oggi vengono chiamate droghe, per dare un giusto inquadramento storico al problema, sono sostanze sempre presenti nella storia della civiltà, non soltanto dell'Occidente. È noto, per esempio, che a Epidauro e in generale in tutti i tempi di Esculapio diffusi nel bacino del Mediterraneo, i sacerdoti di Esculapio, quando venivano portati gli ammalati in cerca di guarigione, utilizzavano sostanze oppiacee, anche per introdurre stati di trance, di dormiveglia e di semipnosi nei loro pazienti. Quindi l'oppio era largamente utilizzato. A Creta esistevano anche coltivazioni di oppio, in Egitto lo stesso, nelle mummie dei faraoni sono state non in tutti, evidentemente non tutti avevano gli stessi gusti, ma in alcune mummie di faraoni sono state ritrovate tracce indiscusse di presenza di oppiacei, e alcuni studiosi ritengono che in realtà gli egizi fossero arrivati anche alla scoperta dell'eroina e all'utilizzo dell'eroina. Su questo particolare aspetto si discute, perché sembra ad alcuni difficile immaginare che i sacerdoti e i guaritori e maghi egiziani, che poi erano sempre la stessa persona, perché nella stessa persona c'era il ruolo del sacerdote, il ruolo del mago e il ruolo del medico, erano sempre loro che detenevano la sapienza. Saranno arrivati anche a scoprire l'eroina. Alcuni sostengono di sì, perché ci sono delle tracce visibili. Quindi esiste questa cornice che ci porta indietro nei millenni. Come veniva affrontato il problema nell'antichità, ma anche in tempi relativamente vicini? Veniva affrontato con notevole tolleranza. Non vi erano divieti particolari nell'utilizzo di sostanze. L'unico elemento discriminante era la possibilità economica, potersi procurare o meno queste sostanze, che erano costose, quindi solo una ristretta cerchia era in grado di utilizzarle. D'altra parte, la stessa situazione, anche tornando ai tempi più vicini a noi, tornando a un centinaio di anni fa, la gran parte delle sostanze attualmente proibite, compresa la cocaina e molte altre, erano largamente utilizzate, venivano normalmente vendute senza alcun particolare problema. L'unico discrimine era il denaro, la possibilità di gestire. Bisogna tornare naturalmente ad una situazione di quel genere, cioè una situazione di assoluta apertura. Quanto al discorso della pericolosità, come è stato opportunamente osservato, intanto va avere chiarito cosa si intende per pericolosità, perché può essere interpretato in tanti modi. Quello che per uno può essere pericoloso, per un altro può non esserlo. Casomai andrebbe introdotto il concetto di danno sociale. Qualora esista un danno sociale, qualunque tipo di danno sociale va naturalmente rimosso, purché si dimostri che il danno sociale esiste. Al momento non è dimostrato che le sostanze dette stupefacenti costituiscono un danno sociale maggiore rispetto ad altre sostanze come l'alcol, appunto, e molte altre. E comunque, nel momento in cui noi rivendichiamo il diritto all'autogestione e rivendichiamo anche il diritto al suicidio, il discorso dovrebbe finire lì, perché se noi ammettiamo che ognuno
può suicidarsi se lo desidera, si tratta di una libera scelta, a questo punto noi diamo a chiunque la massima libertà di muoversi e di agire e di scegliere se vivere o morire. Quindi non è una questione che deve riguardare la società, non può essere quello l'argomento, il fatto di dire ma si tratta di zombie che poi vagano per le nostre strade, che si trascinano e la fine inevitabile sarà la morte precoce. Forse anche, se anche noi accettassimo che è così, e non è detto che lo sia, forse anche comunque sarebbe una libera scelta che noi naturalmente rispettiamo. Poi è stato, mi pare, a un certo punto introdotto anche il discorso nella valutazione dei parametri, è uscito fuori il discorso della maggiore età. Ma maggiore età è un concetto estremamente labile, perché la maggiore età in epoca romana era attorno ai 12-13 anni. Già lì, quindi, bisognerebbe affrontare il tema in una giusta ottica, che cioè non può essere 18 anni la maggiore età, né in Italia né nell'Occidente né comunque in civiltà a livello dell'Occidente, quantomeno come formazione, come cultura, potrebbe essere giusto un'età tra i 12 e i 13 anni, 14 insomma, ma certamente non 18, quindi non ha alcun senso questo discorso della maggiore età, specialmente se si ipotizza che si tratti di 18 anni. Mi avvio ad una veloce conclusione. Personalmente, i contatti che ho avuto con le cosiddette sostanze allucinogene sono di vario genere. Con la cannabis molti anni fa, come credo quasi tutti quelli che sono qua, molti anni fa con la cannabis ho avuto delle relazioni, però... rapporti impropri. Però venivo preso in giro perché ispiravo soltanto, e questo sconcertava, insomma, trovavano anomalo il mio comportamento, ma era soltanto perché il fumo mi dava fastidio, il fumo di qualunque, anche di una sigaretta, di una qualunque cosa, e poi soprattutto perché avevo il forte sospetto che l'introduzione di fumo nei polmoni potesse provocare il cancro ai polmoni, e quest'idea, insomma, ma per questa ragione, non per la cannabis in sé, che infatti utilizzavo essenzialmente in occasioni conviviali, perché la cannabis assolveva fondamentalmente a quel ruolo, cioè assemblare, creare un clima, creare una situazione di effervescente creatività, ecco. Però sempre ispirando. Andando poi in Bolivia mi sono capitate due o tre situazioni divertenti. Una volta sul lago Titicaca, a un certo punto, mentre eravamo su questo lago, il guidatore, insomma, ha tirato fuori dal cappello un po' di foglie e ha cominciato a masticarle. Un'altra volta, andando in un paesetto, siamo andati al mercato, e al mercato abbiamo trovato bene esposte delle piramidi di foglie di coca che erano in libera vendita. E poi un'altra volta, invece, salendo su 5.000 metri, mi è mancato il respiro, non riuscivo più ad andare avanti, allora non ricordo se un italiano o un boliviano mi ha passato due o tre foglie e mi ha detto di masticare, perché in questo modo il problema sarebbe stato risolto. Infatti un po' di effetto lo hanno prodotto queste foglie. Può essere anche che abbia inciso un dato psicologico, però qualcosa, insomma, hanno funzionato.
A questo punto io mi fermo, voglio solo appunto ribadire che il consumo, l'impiego, la coltivazione naturalmente di queste sostanze non può che essere libera, e non soltanto per diletto, non soltanto in occasioni di feste varie, ma anche per altri scopi, come appunto gli scopi rituali. Gli sciamani, diffusi in tutto il pianeta, dalla Siberia sino a Sud America, hanno sempre fatto, continueranno a fare, impiego di sostanze come il peyote. Noi dobbiamo necessariamente riconoscere a questi operatori del sacro, e poi non sta a noi naturalmente valutare fino a che punto sia sacro o no, perché questa è una questione che riguarda loro e i loro fedeli, cioè è una questione in cui lo Stato non può assolutamente entrare. Però è necessario che noi riconosciamo a questi non stregoni, appunto perché stregoni può essere inteso in un senso molto dispregiativo, ma io li definirei sapienti, conoscitori di verità naturali, sempre presenti in tutte le epoche, hanno certamente il diritto, ma non solo in Sud America, anche in Italia naturalmente, qualora vi fossero operatori del sacro che ritenessero di dover utilizzare sostanze ad uso religioso e cultuale, hanno il diritto di utilizzarle, esattamente come, anche questo è un esempio che ho sentito, ho captato, esattamente come fanno i sacerdoti della Chiesa romana quando utilizzano per scopi sacri il pane e il vino. Se lo fanno loro, se per loro sono necessarie quelle, anche l'incenso, certo, l'incenso, certamente, se loro lo fanno, allora lo stesso diritto deve essere riconosciuto a tutti gli altri, anche perché se così non fosse si lederebbe un fondamentale principio della Costituzione italiana, quella che appunto garantisce la libertà di culto. Non si può assicurare la libertà di culto se si impedisce ai sacerdoti del culto di utilizzare le sostanze che servono al culto. O lo si fa per tutti o per nessuno. Grazie. Grazie. Grazie Marco. Allora adesso interviene Luca Pope, e rispetto all'oppio in realtà è interessante la storia dell'oppio, la guerra dell'oppio, perché si vede proprio come è un marketing del tradizionismo. E ancora prima di quello sull'arco ci sono state le guerre dell'oppio che sono durate secoli, in cui veniva proibito da qualche parte, permesso da altre, e quindi contrabbandato e diventava motivo, mentre in Toscana si davano insieme di papavero ai bambini per dormire fino a pochi anni fa, perché è roba degli anni 50. O il laudano era un medicinale da armadietto di famiglia, che era un liquore a base di oppio, e non esistevano casi di tossicodipendenza, cioè non lo prendeva quando c'era mal di testa, quando voleva dormire meglio. Esisteva qualche tossicomane, ma era veramente raro, non è poi così collegata la cosa. Il laudano lo usava la regina Vittoria. Certo. Luca Pove. Io volevo fare un brevissimo intervento per ringraziare Claudio per il suo impegno dimostrato durante la campagna elettorale di Caserta. Era la nostra capolista della lista Caserta non Caspe. Grazie Claudia, a nome di tutti i compagni casertani. Con Claudio durante quei giorni avevamo affrontato un tema che volevamo dedicare molto tempo durante la nostra campagna elettorale. Purtroppo poi, visto i casi e gli episodi che ci sono avvenuti, non abbiamo dedicato a questo tema lo spazio che aveva bisogno, e cioè il tema legato all'antiproibizionismo e allo sfruttamento degli immigrati che arrivano nel nostro paese. Caserta è comunque, non proprio Caserta, ma un comune in provincia di Caserta, Castelvolturno, è il comune d'Italia con il più alto tasso di immigranti che poi vengono sfruttati dalla camorra nei campi, perché sappiamo tutti che i campi dedicati all'agricoltura in quelle zone sono gestite dalla camorra, e quindi questi poveri cristi che arrivano nel nostro paese
sperando di trovare libertà e lavoro, in realtà sono resi schiavi dalla camorra facendoli lavorare 24 ore su 24 e compensandoli con pochi euro per tutta quella giornata di lavoro. E poi ovviamente chi non ha la fortuna, perché per quelli è fortuna lavorare in quei campi, si trovano a spacciare le sostanze stupefacenti, quindi dall'hashish alla marijuana fino all'eroina, all'oppio, nella piazza di spaccio forse più grande d'Europa, che si trova a pochi chilometri da lì, che è Secondigliano. Quindi volevo dichiarare in questo mio brevissimo intervento il mio appoggio, il mio aiuto a questa associazione nell'affrontare questo tema, quindi nell'affrontare il tema che lega l'antiproibizionismo allo sfruttamento delle camorre, della mafia, della gang, di tutte le organizzazioni criminali esistenti in Italia su questo tema. Grazie. Grazie a te, Luca. Grazie a te, Luca, come dici. Infatti abbiamo affrontato questo tema, anche abbiamo affrontato in generale il tema dell'antiproibizionismo a Caserta in un'ottica un po' particolare, perché lì si vede proprio come i soldi del narcotraffico vanno a finire nella corruzione della politica. Sono zone dove ogni giorno si legge sul giornale arrestato un boss camorrista, era stato sindaco di uno dei paesini di vicino a Caserta, cioè vedi proprio la connivenza fra boss malavitosi che poi traggono la maggior parte del loro guadagno, una larga fetta del loro guadagno dal narcotraffico, e poi la corruzione politica e tutte le... Abbiamo fatto questo esperimento di Caserta che è stato veramente interessante, anche se il risultato elettorale è stato scarso. E contemporaneamente sono andato un mese a Caserta ad appoggiare loro e ho fatto anche invece una serata di un evento antiproibizionista a Colognola ai Colli, dove una lista che si è presentata, anche questa è una lista diciamo radicale civile, nel senso senza il simbolo radicale, però con una forte componente radicale, e presentata con un sindaco radicale, presentato come candidato sindaco, quindi non in appoggio a altri sindaci di altre forze politiche, ma proprio specificamente della lista. E invece lì hanno avuto un risultato ottimo, perché il 5-12% comunque è un risultato, la lista Colonia Loretica è stato un risultato ottimo. Per cui ho partecipato a questi due esperimenti che sono stati tutti e due molto interessanti per tanti aspetti e che hanno avuto due esiti completamente opposti, perché a Caserta come lista abbiamo preso lo 0,08% e come candidata sindaco lo 0,3%, mentre a Colognola è sempre una lista col nome antiproibizionista nel simbolo, formata da un gruppetto di persone giovani, cioè simili molto come esperimenti, hanno preso il 5-12. Per cui è una cosa anche da approfondire e da capire anche bene, anche se sono piccoli esperimenti, però nelle scienze sociali gli studi di caso hanno la loro importanza e andrebbero anche analizzati meglio, cosa che mi riservo di fare e di portarvi anche a altre conclusioni. Mario Stadellini, il nostro segretario di Radicali Italiani. Grazie Claudia, mi scuso con te e con gli altri perché non sono arrivato in tempo per sentire la tua relazione, anche se avevamo parlato prima, ma ho avuto una notte agitata, così si può dire. E ringrazio soprattutto il lavoro che hai fatto come te e i compagni dell'Associazione Radicale Antiproibizionista in questi anni ormai, si può dire, tre anni. Per cui si è passati in questa fase nella quasi traversata del deserto, è stato anche ricordato prima negli interventi, ormai sono, possiamo dire, 8-10 anni in cui in Italia, tra i tanti argomenti, tra i tanti temi su cui l'opinione pubblica non è neanche messa in condizioni di conoscere, di essere un minimo informata prima ancora di dibattere, sicuramente c'è quello che riguarda le politiche proibizioniste, i loro costi, le loro inefficienze e le alternative a quello che sino ad oggi si è portato avanti in maniera scontata. Addirittura abbiamo avuto la sfortuna di dover subire una regressione che è stata data negli ultimi tre anni in particolare, quando questo governo ha cominciato a falsificare in maniera non solo propagandistica ma proprio sistematica la realtà, quando noi ci ritroviamo giovanardi in questa politica italiana, ma anche in questi media italiani, in cui semplicemente se tu sei un fenomeno da baraccone allora riesci ad avere un po' di spazio nel circuito mediatico, ci siamo ritrovati con Giovanardi che veniva promosso costantemente in quei pochi spazi o trasmissioni che venivano date a senso unico sul tema, in cui falsificava la realtà, perché noi abbiamo dovuto
subire i rapporti di Giovanardi che erano sui consumatori in Italia, che erano fatti come? Erano fatti spendendo centinaia e centinaia di migliaia di euro, inviando a decine di migliaia di persone il suo questionario. Giovanardi ha avuto, mi sembra, una percentuale di risposte intorno al 15%, forse anche meno, dei questionari che aveva mandato, e sulla base di questo dato completamente ascientifico va da anni e gli fanno dire da anni sui telegiornali e ovunque, con il carico di sottosegretari e quindi con la funzione, diciamo, istituzionale di governo, che i consumatori si sono dimezzati in un anno. Da quando c'è lui si è dimezzato il consumo. Quando noi abbiamo appena sentito da Gabriele i dati reali che invece fornisce l'ONU. Allora, questa è stata la più grande difficoltà in cui abbiamo dovuto lavorare, ma in particolare Claudio e l'associazione ha lavorato, per cui veramente merito per quello che è stato fatto sino ad oggi. E però dobbiamo andare anche alle radici politiche del perché si è arrivati in questa fase. È stato detto prima da Manuela, io diciamo non, anche rispetto ai tuoi ricordi, mi sarebbe piaciuto precisare, secondo me, alcune cose, almeno da chi le vive oggi nel sentirle e quindi le interpreta, le legge sulla base dell'esperienza che ha avuto. Però su una cosa invece mi voglio soffermare subito, è quando tu hai detto la Costituzione, hai parlato di cittadini uguali davanti alla legge e hai fatto il raffronto tra alcol e sostanze stupefacenti, facendo vedere come in maniera lapalissiana la ingiustizia, hai parlato addirittura di diritti umani. Allora, ha una spiegazione. La spiegazione è stata quella per cui negli anni 90 i radicali, con le disobbedienze civili, a partire da Marco Pannella, poi abbiamo anche qua Claudia che è un'altra plurinquisita per disobbedienze civili sulla droga, hanno fatto delle disobbedienze civili con un fine, distribuendo droga, violando la legge Iervolino Vassalli e poi quella successiva, a un fine preciso, quello di portare davanti alla Corte Costituzionale quello che tu prima hai detto come essere il nodo centrale, cioè la disuguaglianza di trattamento tra alcol e sostanze stupefacenti. Qualcosa che sarebbe stato scontato in qualsiasi paese del mondo, in qualsiasi paese di Stato di diritto, e che invece in Italia non siamo riusciti a far arrivare. In pratica, nonostante i numerosi processi e le numerose disobbedienze civili, mai davanti alla Corte Costituzionale si è riusciti a far affrontare seriamente questa questione. Ed è stato indubbiamente una scelta che non è derivata dalla incapacità dei nostri avvocati o dall'impossibilità di portarlo, ma perché il sistema magistratura e il sistema Corte Costituzionale non hanno voluto farlo. E non hanno voluto farlo anche perché rispetto a quelle iniziative, che si è ricordato come oggi ci sono le percentuali del Sole 24 Ore, ma non ci dimentichiamo che nel 93 si è vinto un referendum, che era un referendum posto chiaramente come a favore o contro la droga, non per quello che era, cioè che chi era un tossicodipendente o un consumatore non doveva finire in carcere, ma si è vinto con il 52, 53 o 55% in una situazione in cui eri muccio da una parte e Pannella dall'altra, e però si vinse. A quel punto le dice. Quanto? Sì, di più, no, infatti. No. Comunque più di 50%. Adesso lo controlleremo subito, se vai qua, vai su radicali.it, te lo dico. Comunque la percentuale è sicuramente sotto il 60%. L'ho vista proprio un po' di giorni fa, perché era la dimostrazione, sai perché ti dico? 60. La dimostrazione perché ci accusavano a noi di aver inflazionato il referendum presentando le 7, 8, 10. Mentre invece quell'occasione fu proprio quella in cui si vide come gli italiani votarono con percentuali diverse ai vari referendum, quindi non è che erano degli scemi che dicono vabbè voto sia uno e voto sia tutti, perché ci fu la legge elettorale mi sembra all'85, quell'altra al 70, cose sindacali, altro, e poi ci fu la droga al 55, roba del genere. Ma questo per dire cosa? Quanto? 55-36, dato ufficiale del Ministero, questo da capire. Che comunque era di più a quest'ora. Però cosa è accaduto? Là hanno avuto paura, però noi parliamo del 93, adesso arrivano
arrivano gli ex capi di Stato, amici di Soros, e arrivano a 17 anni, 18 anni di distanza a porre quello che in Italia incredibilmente nel 93 erano riuscito già in parte a far passare. Poi cosa è successo? È successo che le varie disobbedienze, i vari processi, perché non sono arrivati in Corte Costituzionale? Perché non sono stati più seguiti dai media. Se dopo la sparata di Babbo Natale che dava il fumo, o di Pannella che andava in televisione che dava il fumo, poi il processo, come accade in America, come accade ovunque, fosse stato seguito dai media, dall'opinione pubblica, e quindi l'opinione pubblica informata, sicuramente la Corte Costituzionale avrebbe avuto una pressione maggiore. Un esempio, sulla legge 40, sulla fecondazione assistita, noi abbiamo avuto Filomena Gallo che è riuscita a smontare pezzo per pezzo quella legge. Perché? Perché il tema, anche se non nelle grandi trasmissioni, era rimasto vivo, e quindi la Corte Costituzionale si è dovuta trovare ogni volta che decideva di fronte alla responsabilità di avere delle persone vere che comunque avevano dei danni su questo. Allora, questo secondo me ci porta a capire quello che possiamo iniziare a mettere in programma di poter fare in questo momento. Noi come Radicali Italiani abbiamo avuto come mandato congressuale quello intanto di riuscire a rimettere in circolo dati, informazioni e altro. Sino ad oggi, ovviamente, siamo un movimento che ha i suoi limiti di risorse umane e finanziarie, abbiamo ritenuto di poter avviare in una seconda fase delle iniziative, delle campagne su questo tema, però la fase incomincia a essere adesso. Allora, proprio per questo si è parlato dell'articolo di Sofri, si è parlato del problema dell'informazione. Allora, probabilmente il 23 giugno, dobbiamo chiudere la data se è confermata quella del 23 giugno, però faremo già una prima cosa qui a Roma insieme a Guido Blumil e a una serie di giornalisti della carta stampata e delle televisioni nazionali, affrontando proprio questo problema, cioè come mai in questi anni c'è il rapporto tra proibizionismo, tra droga e media, cioè come mai in questi anni i media hanno praticamente fatto scomparire del tutto questo tema, cioè l'Economist, il New York Times, ogni mese praticamente hanno un editoriale in prima pagina come quelli che ha fatto Sofri su Repubblica. Qui da noi nulla, tant'è che abbiamo visto che lo stesso rapporto della Global Commission è volato via, non ha avuto approfondimento, dibattito o discussione. E questa sarà una prima occasione per cercare di porre proprio a chi lavora nel mondo dell'informazione il problema. Ma a questo punto c'è anche mi è venuto in mente sentendo Fabrizio, c'è da lavorare probabilmente anche per recuperare, cioè noi dobbiamo innanzitutto riconquistare il diritto per gli italiani di affrontare, conoscere e poter discutere su questo tema. Questa è la prima conquista che dobbiamo fare dopo 10 anni in cui è stato completamente impedito qualsiasi elemento di conoscenza. Anche gli stessi dati che noi utilizziamo sono poi alla fine conosciuti da una cerchia ristretta, quasi di chierici, mentre il grande parte dell'opinione pubblica non sa se il fatturato delle mafie ogni anno è 1 miliardo di euro, 10 miliardi di euro, 20, 60, non sa neanche magari quale è la quantificazione, perché quelle poche trasmissioni, una l'anno che fa generalmente Porta a Porta e 3 che fa Matrix, sono impostate sempre nella logica per cui sei a favore o contro il consumo di droga, mai si parla della questione politica. E allora, cosa fare su questo? Fabrizio mi ha fatto venire in mente come i casi veri, i casi vissuti, siano probabilmente uno degli elementi che può portare a riprendere, a far conoscere quello che noi oggi qua abbiamo chiaramente compreso, denunciato e anche da anni visto. E quindi su questo sicuramente bisognerà lavorare, a mio avviso, valorizzando questi casi. Ma vi dico, ieri mi ha chiamato un nostro compagno, non faccio adesso qui il nome, di un'associazione radicale, il quale stava ricevendo una perquisizione dai carabinieri sulla base di un procedimento penale del 2009, di cui lui non aveva nessuna conoscenza, e gli vino a fare una perquisizione a casa, peraltro una perquisizione fatta sulla base di un mandato del procuratore della Repubblica che riguardava un altro immobile, dove lui, non quello dove lui stava e dove viveva,
E nonostante questo, siccome sulla sua droga e su armi è l'unico caso in cui puoi entrare a casa di chiunque, anche senza mandato, quindi poi i carabinieri, che peraltro erano anche loro basiti di questa richiesta del procuratore, si sono trovati a dover fare comunque la perquisizione. Allora poi si è scoperto che questa perquisizione derivava dal fatto che questa procura aveva aperto un'indagine nel 2009 probabilmente nei confronti di un sito, diciamo, di una società che con un sito internet stava distribuendo, vendeva dei semi di marijuana, e quindi qual è stata la genialata del procuratore? Mandare i carabinieri a perquisire 2 anni e mezzo dopo le case di tutti quelli che avevano acquistato il 2600 persone. Perfetto, 2600 persone. No. Allora, 2600 persone che ovviamente adesso magari si ritrovano a dover magari essere coinvolte, perché poi a casa ti trovano qualcosina. Allora, questo per far capire. Sì, sì. Il 90% di queste perquisizioni è stato un buco nell'acqua. Il 90% fortunatamente hanno riscontrato qualche sostanza, però se il fine era vedere se questi acquisti, compratori su internet di segni erano diventati gli spacciatori in grande stile, probabilmente il 10% si riduce a zero. E quello è il problema, perché ovviamente se si arriva a pensare che che la criminalità organizzata che produce cannabis in quantità industriali compra i semini con la carta di credito tramite internet, vuol dire allora che siamo veramente in brutte mani a livello di inquirenti. Però questo allora cosa comporta? Allora, innanzitutto io dico questo: ho visto come, non ho sentito quindi come ha chiuso la relazione, però ho visto come l'aveva, anche nel parlarci i giorni prima, Claudia, impostata. Io comunque, se Claudia non proseguirà la sua avventura come segretaria altra, siccome noi proprio nei prossimi giorni, spero già la prossima settimana, apriremo il gruppo di lavoro di Radicali Italiani sull'antiproibizionismo, per me sarebbe veramente un fatto naturale, oltre che un piacere, che Claudia fosse una delle coordinatrici, proprio perché il tentativo che cercheremo di fare in questi mesi è di, sulla base dell'esperienza dei tanti radicali, poi ce ne sono alcuni, vedo Rodolfo, vedo gli altri, che in questi anni hanno personalmente tenuto vivo il tema, magari di far riuscire a venire le idee che molto spesso creano poi delle scintille. Faccio l'esempio sempre del gruppo di lavoro di Irene Testa sulle carceri, che riunendosi settimanalmente e facendo partecipare persone che vivono e sentono la questione ha prodotto iniziativa. Ma allora arriviamo anche alle basi di proposte. Il nostro obiettivo è arrivare a un appuntamento anche pubblico, in cui volevamo già a giugno con Claudia, non ci siamo riusciti ovviamente per i soliti limiti che abbiamo, ma non disperiamo di farlo dopo l'estate. E nel frattempo però c'è una possibilità già da subito su cui lavorare. Credo che la proposta di Rita Bernardini in Parlamento sulla legalizzazione della coltivazione ad uso personale della cannabis sia una chiave di volta su cui insistere, a maggior ragione perché accadono queste cose rispetto alla questione dei semi, come primo aspetto per poter poi, come grimaldello, per riportare il tema e poterlo affrontare poi a 360 gradi. Ma accanto a questo io già da subito, e la settimana prossima inizieremo con Claudia proprio su questo, una richiesta già la ho a voi che siete qui presenti e poi alle prossime occasioni che avremo. Ho ricordato la questione della Costituzione e di come quello che paghiamo oggi ha radici lontane, ha radici di distruzione di Stato di diritto italiano, no? C'è un'altra cosa che secondo me ha radici passate e su cui oggi abbiamo la possibilità di utilizzare nuove armi, ed è quella che noi abbiamo sempre definito del caso Italia, cioè della situazione che ho descritto poco fa, di come gli italiani, anche sul proibizionismo, i suoi costi e le sue alternative non conosciute, non sono messi nelle condizioni neanche di avere informazioni e di avere conoscenze. Ecco, allora noi questa battaglia che abbiamo fatto negli anni 2000, in particolare con grande insistenza, si è fermata al 2004-2005 per un motivo, perché non eravamo riusciti a trovare uno strumento per armare i cittadini, per essere loro
a rivendicare quei diritti alla conoscenza, alla completezza dell'informazione, all'approfondimento che ogni volta eravamo noi con i nostri avvocati a fare. Perché eravamo sempre i radicali che denunciavamo la RAI, perché dicevamo: guarda RAI, su questo tema non c'è mai stata informazione, noi non siamo mai andati in televisione a poter parlare di droga, bla 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 e altro. Mentre invece è il diritto del cittadino che noi dobbiamo cercare di far tutelare. E allora l'occasione c'è. Abbiamo, come sapete, in Italia il più grosso problema è l'agenda setting, cioè che i temi che hanno accesso alle grandi trasmissioni sono limitati. E quindi questo tema non deve passare, né quando accadono eventi famosi, eventi importanti come questo della Global Commission, né quando ci sono situazioni italiane che meriterebbero le iniziative che vengono fatte. È stato detto prima, 7.000 persone che vanno a un evento antiproibizionista e le altre che vengono fatte in giro per l'Italia. Allora la proposta e di iniziativa è questa, su cui lavoreremo come Radicali Italiani e spero insieme a tutti quanti voi, ed è quella per cui oggi siamo in grado e abbiamo già predisposto una denuncia ufficiale, una richiesta di apertura di istruttoria da parte del singolo cittadino all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è l'autorità che in questi mesi magari avete conosciuto un po' di più, che si occupa di vigilare sul rispetto da parte della RAI delle leggi sull'informazione, e alla quale il cittadino andrà a chiedere una cosa molto semplice. Avrà come premessa questa denuncia, questa richiesta di intervento, come premessa i dati inoppugnabili, quelli che ripetiamo dall'ultimo anno, cioè 4 milioni almeno di consumatori in Italia, 20 miliardi di fatturato per la mafia, tra 250.000 e 400.000 spacciatori, piccoli spacciatori in Italia, oltre 550.000 persone coinvolte in procedimenti amministrativi / penali riguardanti al possesso semplice di droga, e più arriviamo anche ai 28.000 detenuti per violazione delle leggi stupefacenti, e poi si aggiungono i costi per la magistratura, per le forze dell'ordine, la forma di repressione sociale che è diventata. Tutti questi dati insieme significano una cosa sola, che il servizio pubblico televisivo non può non fare informazione e approfondimento su questo, cioè su questi dati che riguardano una questione sociale importantissima in Italia, rispetto alla quale i giudizi su 20 anni di proibizionismo, le alternative, i correttivi, non hanno, le proposte di alternative e di correttivi non hanno accesso al dibattito pubblico. Allora, noi sulla base di questo chiederemo all'autorità per le comunicazioni di richiamare e quindi accertare e condannare la RAI rispetto al fatto che in questi anni, perché la RAI non avrà nulla da poter controbattere, non ha fatto informazione e approfondimento, e quindi chiedere che l'autorità per le comunicazioni, come le sue competenze, ordini alla RAI di fare informazione e approfondimento su questa base che vi ho detto, cioè confrontare alternative di proposte, fare informazione, andare a far conoscere anche altre situazioni. Penso ad esempio agli amici dell'Ascia, tranquillamente potrebbero essere oggetto di un piccolo reportage la loro vita, il loro sistema, se volessero su, che ne so, TG2 Dossier, TV7, questi rotocalchi informativi per dare una realtà di vissuto. Allora, questo è quello che si potrà fare semplicemente riuscendo a far sapere alle persone, a noi stessi e ai nostri amici, tramite, ci sarà sulla settimana prossima sul sito una possibilità appunto tecnologica, diciamo così, per farlo facilmente, mandarle via fax o via mail. Sono ovviamente non denunce di qualcuno che dice: io sono un consumatore e quindi devono parlare della droga, no, semplicemente di un cittadino che chieda all'autorità, che peraltro non è la polizia, per cui non c'è niente da temere, diciamo, di schedature o altro, in cui gli chiede: fai il tuo dovere, e cioè ordina alla RAI di fare quello che lei deve, e che è la condizione essenziale perché almeno riusciamo a riportare il tema, e a quel punto si può fare l'iniziativa. Ecco, io chiudo su questo con la richiesta appunto di riuscire a non disperdere questo patrimonio che fino adesso si è tenuto intorno a Claudia, e cercare appunto di tramutarlo. Ci sono qua molti compagni radicali,
ma anche gli altri che non sono presenti, ad esempio su questa iniziativa, che è un'iniziativa che ciascuno può autonomamente diffondere, proprio, diciamo, far proliferare, e che quindi ha la forza di poter essere una denuncia di massa del singolo cittadino in quanto tale che rivendica il suo diritto. Ecco, io credo che, spero che su questo riusciremo già a partire come un lavoro comune, come, diciamo, come radicali, ma riuscire anche ad ampliarlo e farlo circolare in tutto quel, diciamo, quel variegato mondo che di antiproibizionismo in questi anni in Italia ha continuato a fare, chi cultura e chi a fare lotta politica. Grazie mille. Al microfono il quesito, perché c'è la registrazione, se no poi perdiamo il quesito. Non è il coraggio che manca, perché se noi volessimo, io penso che qualche migliaio di persone disposte ad autodenunciarsi, noi dovremmo agire di 10 giorni. Quindi il problema di far pressione, o il problema di assumersi le proprie responsabilità, di metterci la faccia, io lo vedo come un problema secondario a questo punto, nel senso che un Giancarlo Cecconi, che è stato, vorrei dire che soprattutto il mio processo io l'ho portato avanti dal punto di vista spirituale, proprio perché ho sempre rivendicato un uso sacramentale della cannabis, di conseguenza mi sento un perseguitato da un punto di vista religioso e sto cercando di portare avanti attraverso l'appello e tutto il resto, proprio questo punto di vista. Ci deve essere libertà di culto, e quindi, però da un punto di vista personale, tanto è vero che da questa cosa è uscito fuori tutto un interesse da parte dei media, e il Tirreno, a proposito della vicenda che ha coinvolto le mie moglie, ha titolato assolto ma continua a coltivare. Quindi tutta la procura, il tribunale, tutti i carabinieri della provincia di Grosseto sanno tutti quanti che io sto continuando a coltivare, basterebbe dare un'occasione a me, mi stroncano subito in 4 e 4. Non è questo che manca, noi possiamo perpetuare quanto vogliamo, avere spirito di sacrificio, abnegazione, incazzatura nel profondo dell'anima, perché non, a 60 anni, se permetti, stavo al parco con mia nipotina, che mi diverte molto di più, che stare a combattere per dei diritti che dovrei ritenere acquisiti, no? Ma se noi cerchiamo la visibilità sui media, e i media cercano una mossa dei politici, è un cane che si morde la coda. Cioè, se voi non fate niente in Parlamento per smuovere questo argomento, i media non se ne interesseranno mai. E se i media non ne parlano, i politici non si muovono. Quindi chi si deve muovere prima? Noi possiamo andare da Repubblica, non so, possiamo andare a Tirreno a livello personale, possiamo smuovere il manifesto, possiamo smuovere tutta la stampa nazionale, possiamo andare ad occupare le redazioni della RAI, da Santora, Report, a Ballarone, noi andiamo lì e ci sediamo per terra, così non siamo criminali, con la foglia magari fino a che non ci danno una trasmissione. Questo è il meno. Ma se poi la trasmissione è fine a se stessa, perché in Parlamento non c'è un parlamentare, uno, che a un certo punto dice, oh, signori, e qui mi arresti l'anno, non è possibile. E qui questo tipo di criminalizzazione non può esistere. E qui la presunzione di reato è un dato di fatto decine, che deve essere assolutamente abolito. Ma se non c'è un parlamentare, ma se io per riunire 4 responsabili delle politiche giovanili, DPD, IDV, SEL e Rifondazione Comunista, quello che ci lavora non ci riesce. Hai evocato, te l'hai arrivata. No, perdonami. Vuole estremizzare la sensazione di frustrazione che abbiamo noi. Perché io per parlare, eccetto te, tu sei l'unico parlamentare con la quale sono riuscito a parlare. Io almeno come Ascia, oltre che come Giancarlo Cecconi, e attraverso anche l'intercessione. Non è una questione personale. Ma sto dicendo che per parlare con un responsabile del PD non ce la faccio. Per parlare con Vendolo non ce la faccio. Se devo parlare con uno di IDV, mi dice, noi di droga non ne vogliamo sentir parlare. Noi stiamo a questi livelli qui. Quindi che andiamo a fare? Dove? Te lo dico. Dove? Allora, no, questo ti dico, innanzitutto, ecco, c'è Rita, poi penso almeno 9 parlamentari, tu avrai incontrato Rita, che è ovviamente la più attiva e la più presente in questa lotta. Però, mi fa pure scusare, ma non c'entra niente. Però su quello, no, perché è importante, che sono sempre la della storia, tutti uguali, e poi alla fine non è così. Uno, e qui sta però quell'uno, e qui dentro sta quell'uno, ragazzi. È uno che rappresenta, che sta i 9 radicali e rappresenta, ma no, a me va bene, non è che si tratta di fare distinzione, ciao Luca, questo è chiaro. Però no, io torno invece alla questione, invece è proprio così, innanzitutto probabilmente allora si è capito male,
Io non dico, diciamo, l'iniziativa questa particolare sui media, delle denunce all'autorità per avere così, non è basata sul fatto che ci deve essere qualcuno che poi si espone e va in televisione e dice che ha il caso suo personale. No, questa è una cosa diversa, è una cosa che si basa innanzitutto su quello che ci devono. Cioè, non è che dico. Il problema è qua, che agli italiani devono, perché sono pagati e ci sono delle leggi, ci sono dei contratti di servizio, darci un'informazione completa e approfondita su una serie di temi. Se non lo fanno, il problema per me è innanzitutto fargli rispettare quelli che sono i loro obblighi e che sono i miei diritti. Questa è l'impostazione. Quando tu dici, se non c'è, il problema non è che in televisione non se ne parla, ma è che in Parlamento nessuno fa un caso, nessuno gli interessa, e io ho cercato, ne sono convinto di questo, di darti la soluzione. Perché la soluzione qual è? In Parlamento nessuno se ne occupa, e quello dell'Italia dei Valori, del Giovane, degli altri ti dicono che cazzo vuoi, non me ne frega niente, non me ne parlare, semplicemente perché non pagano nessun costo al fatto di non occuparsene. Perché non pagano un costo politico e di consenso sociale? Perché la popolazione, anche quella dei non consumatori, è totalmente viene totalmente rimossa la questione sulle droghe. Allora, ottenere che si parli, ma non che ci vado io o che ci vai te, ottenere che poi organizzassero le trasmissioni, vediamo come le organizzano e poi giudicheremo se l'hanno fatte bene o male. Il fatto che si parli in televisione, ci sia conoscenza su questi temi, è la premessa affinché uno, ci siano altri che magari dicono, ah cazzo, forse è arrivato il momento in cui si può provare a fare qualcosa. Chi è che diceva, se n'è andato, se non ora quando? Beh, se non ora quando, il Sole 24 Ore lo leggono in 20.000 persone e avranno letto quell'articolo. Della Global Commission l'avranno letto altre 50.000 persone, e allora come facciamo a far sapere agli altri 50 milioni se non ora quando? Solo se c'è la televisione che informa e dice quella situazione che c'è. Così come, se vogliamo costringere i politici ad occuparsi di questa roba, loro devono vedere che milioni di cittadini sanno e si chiederanno, ma qual è la soluzione a questa cosa? Allora, io capisco la cosa, quindi ho detto, faccio pulizia del fatto che, cioè, non è che tu devi andare a fare l'eroe, assolutamente. No, nel senso che ho sbagliato probabilmente in qualche frase a farlo capire, però ti volevo proprio convincere di questo. No, ti volevo convincere di quest'altro, perché tu hai detto una posizione che è radicalmente opposta alla mia, ma secondo me alla fine possiamo trovare il punto di caduta comune, e cioè se non c'è l'imposizione al politico, di dove il politico di che parla? Il politico parla di quello di cui sa che al bar poi ne parlano, perché su quello lui gli conviene stare sul pezzo, altrimenti se ne frega, soprattutto se è un argomento scomodo che divide. Appena c'è il tema del giorno, tutti si mettono a fare dichiarazioni, a fare anche iniziative con 5 persone su quel tema. Il nostro problema è riportare gli italiani a essere un po' informati, perché ti ho detto, non lo sanno. Loro sanno solo che Giovanni ha detto che si è dimezzato il consumo di droga, punto. E sanno solo quella roba là. Allora, questa era per spiegarti l'impostazione, e come credo che sia anche l'impostazione che poi in fin dei conti hai anche tu. Poi il fatto che i partiti, certo, quando saremo un movimento anche extra radicale, di altri radicali che vanno a chiedere conto a Vendola, a Di Pietro, al PD, che cazzo fanno loro su queste cose, allora sarà un altro passo, ma intanto dobbiamo far accendere la lampadina. Grazie Mario, sicuramente comunque tra gli ultimi atti dell'ARA ci sarà quello sicuramente di appoggio a questa iniziativa, che io sono pienamente d'accordo che non è sufficiente, però comunque una buona iniziativa che mi sento di appoggiare in ogni caso, anche se penso che non sia sufficiente. Io propongo a questo punto, vista l'ora e tutto quanto, visto che bisogna anche in qualche maniera uscire con un documento che più possibile sia condiviso almeno da quelli che siamo qua, io proponerei di fare una pausa a questo punto, anche perché non ho più iscritti a parlare, di riconvocarci per le 15, chi vuole, chi può, e a quel punto io farò una risposta breve, votiamo il documento finale che vi invito anche a aiutarmi a elaborare, e sospendiamo però l'assemblea. Siete d'accordo? Devo farvi votare? C'è qualcuno che non è d'accordo? Monarca, mi hanno detto che sono la monarca, va bene, allora la monarca decide che l'assemblea è sospesa fino alle ore 15.
Cosa fai, Claudio? Rimani qua o ci sposti? Ma io penserei di restare qui per scrivere. Sono le due quasi. Sono un'oretta. Sono già quasi le due. Sono già quasi le due, sono un'oretta. Non sapevo che. Ah no? Dammi una mail, qualcosa così sì. Ma ci scatteniamo il contatto. E qui per chiudere? Per chiudere questa? Dimmelo che lo scrivo così riesco a leggere almeno. Manuela Selver Telefono